chiaramente. Ieri sera, ieri pomeriggio, si è rotto un ginocchio. Ha velocemente trasformato il suo discorso in un breve PowerPoint, molto velocemente, ha fatto una breve descrizione del suo intervento e me l'ha fornita attraverso Dropbox per posta elettronica. Chiaramente è una presentazione abbastanza statica, perché lui su queste immagini avrebbe commentato molto di più del commento che ci fornisce scritto, però d'accordo con lui per telefono gli ho detto: c'è una giovane aspirante farmacista di Dronero, Annalisa, che volentieri ti rappresenta a Dronero, tanto più che Enrico Martini poi magari potrebbe essere professionalmente utile anche a un farmacista sul territorio, un farmacista che non sia solamente dietro un banco di una farmacia, ma che lavori per le erbe o piante officinali, eccetera, che è utile. E mi ha detto ben volentieri, tanto più che io gli ho anche spiegato che qui nelle valli cuneesi sono stato testimone su Amorinesio di un fatto che francamente mi ha tirato su un po' di morale, perché quando io come storico spesso e come antropologo soprattutto dell'antropologia culturale si parla delle terre alte, spesso si parla di lassù gli ultimi, il mondo dei vinti e quant'altro. Io mi sono trovato a Morinesio con una tavolata di giovani di, come diceva prima Demetrio, di 18 anni, 20 anni, di varie origine, anche sulle valli qua, che si sono messi assieme e hanno, vi garantisco, improvvisato. La tavola è diventata lo strumento musicale, i cucchiai anche, e hanno improvvisato una, permettetemi, una riappartenenza al territorio che non mi aspettavo, perché sto parlando di riappartenenza di uno spazio vissuto che normalmente non si vede, soprattutto nei giovani, soprattutto io parlo da noi in Liguria. C'è uno sradicamento da noi effettivo. Qui ho trovato un gruppo di giovani che spontaneamente si sono messi assieme, non so i loro padri se avesse anche da voi. No, i loro padri erano uguali ai loro figli, quelli là sono uguali. Anche fisicamente io riconoscevo i genitori. Io poi parlando con questi ragazzi, ad esempio con il nipote di Arneudo e le nipoti di Arneudo, immediatamente ho fatto ponte con quello che mi aveva raccontato Enzo Bernardini di 30 anni fa quando erano passati, ho subito fatto un trade union e da noi adesso anche se questo seme penso che sia ben messo, che si può lavorare assieme, soprattutto infatti la prima cosa che ho fatto con Riva e con Bianco Consolata, dire, e con Demetrio e con Alberto Bersani, dico parliamo con questi giovani subito, perché lì c'è terreno fertile, si può lavorare assieme, si può lavorare assieme con loro. Sinteticamente adesso se Annalisa vuole installiamo. Sì.
Acidi organici quali potassio e magnesio. Ovviamente potassio e magnesio sono elementi chimici come l'ossigeno e l'idrogeno, non acidi organici. Quanto alla riga relativa agli alberi fossili, vediamo l'immagine successiva. Ecco una foto della riserva dell'Agoraia sull'Appennino Ligure in provincia di Genova. Ospita tante piante tipiche delle fredde regioni dell'emisfero settentrionale, giunte in questi luoghi al tempo delle glaciazioni e qui conservarsi grazie al microclima particolarmente gelido all'inverno e freschissimo in estate. Questo è il lago degli abeti, così chiamato perché sul fondo giacciono tronchi di abete bianco, caduti dopo essere stati sradicati da una tromba d'aria. Anni fa giunse all'Istituto Botanico dell'Università di Genova il dottor Furman di Milano, che disse: professore, voglio appuntare l'età di questi abeti bianchi fossili. Ho comprato una sega di marmo. Pensa che riuscirò a tagliare un campione di legno fossilizzato? Gli risposi: per me avrebbe potuto comprare un semplice segaccio da falegname, perché non sono tronchi fossili.
Rimase sconcertato e mi obiettò: ma professore, sono stati definiti fossili su internet e in tutte le pubblicazioni scientifiche che trattano della riserva e della goraia. Gli risposi: faccia la prova e poi mi sappia dire. Per me l'acqua fredda e ben ossigenata non è affatto un ambiente idoneo a favorire la fossilizzazione. Tornò e mi disse: aveva ragione lei, abbiamo tagliato il legno come un coltello taglia il burro. Sì, ma ancora oggi su internet trovate tante citazioni su questi abeti che si continua a definire fossili. Per la cronaca, il conteggio del carbonio radioattivo, carbonio 14, portò ad una datazione di 2610 anni, con un errore possibile in più o in meno di 40 anni. Voi direte, allora mi fido solo delle pubblicazioni redatte da studiosi prestigiosi. Bene, vi enuncio un secondo principio fondamentale e vi cito un esempio. Qui i nomi li mettiamo. Sono quelli di 6 professori ordinari di botanica che hanno concepito questo ponderoso volume. Vediamo elencate alcune piante carnivore. Vi ricordo solo che il nome Nepenthes, che si scrive con il TH, e così pure il nome della famiglia, Nepentaceae, quanto alla Pinguicola, il nome latino è Pinguicola, ma Pinguicola è la famiglia di appartenenza e non è assolutamente quella delle Saxifragaceae, formata dalle coppie con fiori incredibilmente differenti, ma quelle delle Lentibulle Algacee, non mai come svarioni elaborati da uno di questi depositari della cultura massima. Un'andata fuori tema, mi regalano delle mele comprate in Alto Adige. Ne butto via tutte, tranne 3. Ne approfitto per fare un esperimento. Una la metto nella mia concimaia, dove accumulo i detriti vegetali. Dopo 3 mesi e mezzo era ancora quasi perfetta, e sì che era passata una quindicina di perturbazioni, con piogge copiose. Di altre 2, una era stata da me conservata in frigorifero, quella di destra. Dopo 6 mesi era ancora perfetta. L'altra, quella gialla, l'aveva lasciata sul poggiolo, in posizione protetta dalle interferenze. Dopo 6 mesi aveva perduto un minimo di acqua dai tessuti interni. La buccia è un po' increspata. Per il resto era in ottime condizioni. Controprova. Le apro con un coltello, sopra quella del frigo, sotto quella del poggiolo, assenza totale o quasi di marcescenze. Dopo 6 mesi, come mai? La polpa di queste mele era impregnata di veleno contro le muffe. Lo stesso discorso vale per il pane e i dolci. Affettate una pagnotta o una colomba pasquale e lasciatele per 6 mesi sul poggiolo in posizione protetta. Mi direte poi se sono ammuffite. In realtà noi mangiamo deterrati di alimenti e, con loro, ingoiamo veleni contro funghi e muffe. Poi ci meravigliamo se i tumori al fegato sono in aumento. Bene, è giunto il momento di fare la persona seria ed entrare nell'argomento. Dopo tutte queste premesse, mi sembra giusto enunciarvi il terzo principio fondamentale. Appunto, nell'approfondire usare sempre spirito di osservazione, raziocinio e spirito critico. A questo punto non è necessario dilungarsi in chiacchiere e appunto vedremo le prime opzioni che
Sì, certo, no, appunto, scrivendo su internet coltivazioni di piccoli frutti, come per esempio coltivare piccoli frutti o coltivare piccoli frutti in vaso, coltivare piccoli frutti di sottobosco, e poi appunto ce ne sono anche numerose altre. Il principio ecologico fondamentale è appunto porre le coltivazioni in luoghi che rispettino più possibile le esigenze ecologiche delle singole specie. E questo è il secondo principio, cioè il tempo non rispetta ciò che si è fatto senza rispettarlo. Questa è una massima che ho rubato al celebre botanico del XIX secolo, Émile Burnand, lievemente rimaneggiandola. Può essere espressa anche con queste parole: in tanta attività sperimentale, chi vuole avere tutto e subito rischia di ottenere risultati effimeri nel tempo. Effettuare prove sperimentali volte ad individuare le condizioni microecologiche migliori per coltivare con elevato rendimento. Importanti non solo la quantità e l'aspetto estetico dei frutti, ma anche e soprattutto il loro sapore. Meglio coltivazioni diverse che monoculture, per appunto motivi fitosanitari e di opportunità economica. La potatura non è necessaria, salvo delle eccezioni, come appunto la chiosta, che è un ibrido su di uva spina e ribes nero. E la concimazione, appunto, meglio concimi organici, concimi minerali, per esempio in subordine. Trattamenti antiparassitari non sono necessari, salvo delle eccezioni, meglio preparati a base di zolfo o rame a seconda dei casi. L'irrigazione è importante irrigare a giusta dose, se troppa acqua le piante crescono rigogliose, ma hanno una quantità di zuccheri nei frutti e una maggiore deperibilità, e quindi c'è un rischio di marciumi radicali. I pregi dei piccoli frutti sono diversi, qua ne vediamo elencati alcuni, come per esempio un ridotto apporto calorico, che quindi non si ingrassa mangiandoli, un'abbondanza di vitamine, come per esempio vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, abbondanza di sali minerali, abbondanza di sostanze antiossidanti, che quindi bloccano i radicali liberi, abbondanza di pigmenti antiocianici, che difendono le pareti arterie e vene capillari, e abbondanza di fibre, che potenziano la motilità dell'intestinale. E qui troviamo alcune applicazioni e usi dei piccoli frutti, come per esempio torte, pasticcini, marmellate, macedonie, e anche in fitoterapia per le loro proprietà diuretiche, depurative, ipoglicemizzanti e astringenti. Per esempio il ribes in particolare, appunto anche la salita. E problemi fitosanitari, appunto vediamo alcuni problemi fitosanitari come la scarsità di nemici animali e vegetali, le possibili coltivazioni biologiche, ci sono una trentina di varietà e cultivar che si prestano bene a questo scopo, per esempio per i mirtilli, se prolungato il ristagno di acqua nel suolo vi è un rischio di marciume radicale, e per i parassiti e i funghi, per i lamponi troveremo delle muffe sulle foglie se l'ambiente è troppo umido, mentre invece se i frutti sono bagnati o umidi ci sarà la possibilità di sviluppare delle muffe, e quindi è meglio evitare fungicidi che penetrano nella polpa dei frutti. Le generalità culturali, la facilità di coltivazione per quanto riguarda i costi culturali bassi, alti costi invece per quanto riguarda la raccolta, quindi la raccolta manuale, ripetuta più volte durante la stagione, e la facilità di deperibilità dei frutti. Thank you.
Grazie. Ringraziamo Annalisa per aver fatto la voce del professore matrimonio, ed è stato anche affascinante ascoltare la ringrazio. Vorrei riportare un pochettino i termini sul perché siamo qua e delle ragioni che hanno portato a costruire un momento di condivisione fra due valli, sollecitati appunto da Paolo, dall'amica ormai consolata, che alcuni mesi fa in un incontro ci ha un pochettino sollecitato a dire: ma perché non riportiamo quelli che gli albori del passato avevano costituito attraverso questi territori momenti di condivisioni, e che l'amico Laiolo a volte spesso cita come anche aiuti, perché attraverso questa nostra lasciamo un attimo lì, poi lo facciamo partire dopo. Sì. Attraverso appunto questa strada un po' marinca, un po' sale, via del sale, perché di fatto comunque legava queste nostre due valli. Allora ci siamo detti: riconquistiamo questo grande patrimonio. La Valle Maira ha un suo patrimonio di identità, abbiamo capito dal dottor Bersani. Evidentemente la vostra tradizione turistica molto più recente, ne parlavamo anche con Demetrio, rispetto a quella che noi abbiamo, in virtù del fatto che noi tocchiamo il mare, quindi è un fatto quasi fisiologico, fa sì che i nostri 1700 anni di tradizione turistica contrastino un pochino con quella che magari è la vostra degli ultimi 50 anni. Con questo non vuol dire che noi siamo un pochettino più vezzi a saper fare turismo, probabilmente ne sappiamo fare meno di voi, perché siamo implosi dentro uno stato di cose che ha portato a dire: vabbè, noi siamo capaci di farlo, sappiamo fare così, l'abbiamo sempre fatto così, e non siamo stati capaci di stare attenti al tempo. Voi, vergini di questo non avere patrimonio turistico, vi ritrovate oggi a avere in mano la possibilità di poter mettere a sistema tutto questo valore. Di fatto abbiamo bisogno l'uno dell'altro, abbiamo capito che ormai dare forza a un territorio, io mi occupo di una parola che è sistemi territoriali, io non parlo più di marchi territoriali perché ritengo che sia una pratica obsoleta, superata ormai da 20 anni, e che, anche se consciamente da qualcuno portata avanti, non ha portato risultati e anzi sta portando indietro certi territori. Parlare di sistemi territoriali è il progetto che noi in Valle Argentina stiamo portando avanti, ne sono il promotore, qui adesso tra poco arriverà il presidente del consorzio Valle Argentina, che di fatto raccoglie 60 aziende che ne sono attori sul territorio, perché essere attori sul territorio lo dimostra anche l'idea appunto di Paolo e Consolate, di dire: siamo attori, cerchiamo di capire questi attori come si devono muovere in un modo nuovo, come possono mettere a sistema le proprie capacità, le proprie potenzialità. Serve il politico, serve l'amministratore, serve un territorio, serve la storia, servono la conoscenza, servono gli imprenditori e servono delle idee. Io sono un portatore di idee, dicono, e questo mio modo di pensare il sistema territoriale attraverso idee nuove nasce proprio da una formazione che mi mette a pensare come il territorio oggi deve essere considerato. Creare identità è fondamentale, ma soprattutto è saperlo mettere a sistema con delle azioni che funzionino. E fare azioni che funzionano sono azioni che non sono sempre facili da realizzare, perché necessitano di, come dire, legami fortemente strutturati tra tutti questi attori. Ha detto una parola molto bella che mi è piaciuta, la nostra consigliere comunale: creiamo un tavolo di lavoro. Ecco perché è soltanto intorno a un tavolo di lavoro che possiamo pensare di come in un futuro creare un momento di condivisione fra le nostre due valli. Lo faremo presto, lo faremo però attraverso proprio questo modello di sistema territoriale, di brand. Noi lo stiamo strutturando da 2 anni e mezzo, sta funzionando, lo porteremo al servizio vostro, noi raccoglieremo tutto quello che invece è il vostro patrimonio e lo metteremo insieme. Vi ho portato qui
perché giustamente dico, vabbè, abbiamo un dottor Castagna che ha saputo farci guardare con gli occhi, perché attraverso le parole io ho visionato e ho avuto proprio la visione della vostra valle e dei momenti. Noi non siamo capaci di fare tanto, io per me non sono capace di fare tanto, vi ho portato proprio un filmato. Un filmato che abbiamo realizzato, è soltanto 10 minuti, spero che non siano pesanti, però il filmato racconta la valle vista da un punto di vista particolare. Io ho risalito il fiume Argentina nel 2006, ne ho estrapolato 10 minuti, perché di fatto è durato 5 giorni, 56 ore, ma questo fa capire anche, e in maniera un pochettino semplice, farvi vedere la nostra valle. La commenterò mentre che lo guardiamo, in maniera tale che in qualche modo mi legherò a quelli che sono proprio i nostri piccoli valori, e da lì cercheremo anche di capire quelli che potrebbero essere poi i punti di legame fra le due valli. C'è un volume qua. Scusa, perché no, perché prima non l'avevo attaccato, mi chiamava. Già di lato, dove c'è il simbolo della cuffia. Se vieni, però magari. Vieni. Da questa parte qua. Sinistra. No, no. Cerchiamo. Non so se c'è. Ma c'è già. Ah no, lo sentiamo qua. Aspetta, uno di questo qua. Dove l'ha? Sì. Pronto. Almeno di questi marchigiani ce n'è uno. Dovrebbe andare. Eh sì, però non vanno, quindi. C'è il sonoro. No, perché fermo? Ah no. Lo sentivamo prima lì. Eh sì, lo devi alzare. Forse il volume. Si alza qui dentro il volume, ma non va, non esce l'audio. Ah no, perché hai messo un buco sbagliato. È così di qua. Sì, non è questo. Cambiamo. Eh sì, e qua manca il volume. Volume. Ecco, questa qui è la risalita del fiume. Noi abbiamo questo torrente Argentina che è sopra tutta la valle, 42 km, la nostra valle parte da zero e arriva a un'altezza di 2200 metri con il Monte Sacarello, che è il monte più alto delle Alpi Ligure. L'idea di percorrere il fiume era per avere un altro punto di vista e cercare di vedere i paesi, un territorio che gravita sul fiume, però guardandolo sempre dall'alto, e quindi volevamo capire da sotto com'era, al di là delle nostre ardite arrampicate. Siamo a Badalucco, il primo paese dopo Taggia che con il suo ponte di Santa Caterina. Il paese di Montalto, che è il paese immediatamente dopo Badalucco, con una delle chiese più antiche, che è la chiesa di San Giorgio. 1340. Una stratificazione, sedimentari molto particolare. Ma
diversa è anche quella di starci dentro. Sul caso proprio verso l'origine, noi con la pratica tradizionale, quella di discendermi i fiumi, noi abbiamo pensato che fosse una pratica nuova, quella di risalirli, peraltro una pratica che sta diventando sport, sta diventando anche un'attività turistica. La valle ormai va adottata, ci sono tedeschi, inglesi, francesi e olandesi, soprattutto danesi, che vengono per fare questa disciplina. Qualcuno l'ha osservata, il Parco del Pollino in Basilicata l'ha preso come idea e ne ha fatto proprio sul Parco del Pollino uno dei punti di forza per raccontare il parco. Ne siamo felici, quindi questo sta a indicare come l'Argentina di fatto sta facendo un nuovo modo di raccontare il territorio. La Valle Argentina si dice che avesse 98 ponti, li abbiamo potuti soltanto censire mentre lo salivamo 36, e peraltro di questi 36 soltanto alcuni monconi. Questo fa capire anche di come probabilmente prima le due sponde avevano bisogno di più ponti, in virtù proprio del fiume che probabilmente era anche più alto, mentre adesso evidentemente per tante ragioni questa cosa non è più necessaria. Caratteristica morfologica del nostro territorio è che si apre e si chiude con distanze anche piuttosto brevi, quindi questa varietà di territorio ha anche da scorci particolari. Quello che vedete era un vigneto sul fiume, praticamente. Dovete sapere che la Valle Argentina era, con il famoso Moscatello di Taccia, considerato uno dei vini, forse il vino più importante negli anni 1400, 1600, 1700, e questo ha fatto sì che diventasse il vino più importante che ha potuto tradare alle corti inglesi. Si è persa questa naturalmente coltivazione, soppiantata poi nella parte bassa dall'ulivo, il famoso olivo di varietà monoculti Bartagiasca. Poi la fiera all'occhiello nostro. Non abbiamo disegnato il nostro, tutte vere queste fotografie. Vedete, i paesi sono a picco e in qualche modo vedono il fiume, ma mai nessuno aveva mai parlato dei nostri paesi dal fiume. Stiamo salendo, ci troviamo qui a un'altezza di circa 800 metri. E risalire i fiumi vuol dire però farlo per andare a scoprire l'origine. L'origine è proprio la sua sorgente. Tutto questo è stato fatto per arrivare alla sorgente del torrente argentino. Questo che vedete è attualmente il sindaco del comune di Taccia, che siamo a me nel 2006. Fece questo tipo di pratica. Questo qui è il famoso Lago Degno, uno dei laghi più belli che abbiamo. Era il granaio della Costa Azzurra, da lì partiva il grano dalla Costa Azzurra, e Molini praticamente era il paese dove gravitavano
tutte queste merci da parte della valle, dove venivano in quel punto bollite, proprio perché si veniva usato il fiume in quel posto. Questo è il ponte di Gavetta, fatto nel 1953, considerato fino a 10 anni fa il ponte più alto d'Europa, perché ha un salto di 282 metri di volo. Siamo in prossimità del parco dell'arrampicata. Proprio in questo luogo, lì a Loreto, ci sono palestre di roccia molto, molto importanti, che sono in qualche modo usate da turisti che vengono da lontano anche. Ci accingiamo ad arrivare alla fine di questa risalita. Siamo a Verdeggia, l'ultimo paese della valle. Questa qui è una borgata, la borgata Colombea, una delle borgate più belle, naturalmente disabitata. Solo alcuni stranieri l'hanno, due amici olandesi l'hanno ristrutturata una parte. Ci si può arrivare solo a piedi, quindi con grandi difficoltà. Diventare sempre più piccolo, e questa qui è la nostra sorgente. Ecco, mi parrebbe di dire che da questa presentazione noi per tanto tempo abbiamo creduto che la nostra valle fosse stata manchevole di qualcosa di importante, che era tutto questo lavoro che spesso si fa per poter far sì che ci sia attività e che non venga ricordata. In realtà questo ha avuto un grande pregio, che è quello di averla preservata. Ora però non è che perché su questo cavallo di saper preservare le cose bisogna essere anche immobili. Qualcuno, vi racconto un aneddoto, vi rubo soltanto ancora 3 minuti. In un convegno di 3 mesi fa mi sono trovato davanti a illustri luminari, dove si parlava di salvaguardare. E io, con molta modestia, come il mio modo un pochettino così, anche di suscitare un po' di scompiglio, ho detto, in realtà mi ha sbagliato salvaguardare, il territorio va usato. Qualcuno ha inteso nel modo giusto cosa si intende usato, qualcuno no. Allora poi ho spiegato che per me usare vuol dire non mettere, quindi salvaguardare il territorio dentro una campana, ma usare il territorio in maniera consapevole e sostenibile è il modo migliore per salvarlo. Non c'è altra storia, perché finché noi cerchiamo di salvaguardare concepiamo tutto, ma sappiamo bene che il mondo va avanti, e quindi essere capaci di saper usare il territorio in maniera sostenibile e consapevole porta senz'altro a sviluppi diversi, perché seguono il tempo,
E seguire il tempo è l'unica pratica che abbiamo oggi per poter mettere insieme due valli che decidono di dialogare insieme per costruire un percorso di forze che ci aiutano per promuovere il territorio. Noi abbiamo bisogno di voi e voi forse avete bisogno di noi. Una volta voi avevate bisogno di noi perché volevate scendere al mare, per questa via Marenga, per questa forse via del Sale. E noi oggi forse abbiamo bisogno di voi perché, come ha detto il dottor Barca, illustre economo, quando ha deciso che tutti i fondi comunitari dovessero essere prerogativa per portare denaro a tutto ciò che sono i territori interni e non più sulle coste. Quindi la carta la potete giocare bene, ce la possiamo giocare bene. Da oggi i soldi non vengono più dati a chi opera sul territorio litoraneo, ma su tutti quelli che sono interventi interni. Qui abbiamo rappresentanti della Federalberghi, del comprensorio della Valle Argentina e di Taggia, della provincia, consigliere della Federalberghi provincia di Imperia, che proprio giusto in un accordo che abbiamo fatto, proprio in virtù del fatto che la soldi loro non ne arriva più perché sono sulla costa, ci siamo detti, va bene, allora siamo noi del consorzio che vi chiediamo a voi a questo punto di aiutarci per poter portare la gente in valle, perché non possiamo prescindere dal fatto che noi abbiamo il mare, è un punto di forza, è una direttrice, però oggi si deve parlare perpendicolare, quindi tutto ciò che è interno funziona. E finisco veramente, Paolo, perché volevo fare un accenno a te che così con tanta dedizione ti sei infilato nel discorso dei piccoli frutti. Se ci fosse qua il professor Martini oggi ci avrebbe raccontato di una cosa molto importante. Perché si parla di piccoli frutti in montagna? Qualcuno ha tentato a farli in pianura, in realtà non vengono buoni, ma perché c'è una ragione, perché in pianura vengono i frutti grossi perché hanno 4 mesi di sole, in montagna vengono i frutti piccoli perché hanno soltanto 1 mese e mezzo di sole. Questo è proprio, è natura. Quindi al di là della chimica e di tutto, che non c'entra nulla oggi parlare, o che comunque è un aspetto che ha bisogno di contenuti molto più approfonditi, io credo che nel nostro piccolo capire già che il piccolo frutto è una forma di opportunità che abbiamo incentivandola. Noi abbiamo le erbe aromatiche, abbiamo la lavanda, anche voi avete la lavanda, levate la lavanda perché andavate a raccoglierla vicino. Ecco, cerchiamo di capire quali sono i punti di comunione. Noi i piccoli frutti ce li abbiamo, ma non li abbiamo messi a sistema. Voi siete capaci a farlo, venite a aiutarci. Oppure siamo noi che vi portiamo la gente per venire qua a prendere i piccoli frutti, oppure a trasformarli o aiutarvi, eccetera. Ecco, capiamo bene quali sono i punti di forza che abbiamo senza disperdere energie e risorse. Sono quelle? Puntiamo su quelle. Non si può fare tutto. E i nuovi modelli di comunicazione territoriale. Grazie del vostro aiuto. Allora, grazie a Mauro. Abbiamo scontato di risorse che è una società di proprietà dell'UNCEM, cioè dell'Unione Nazionale Comuni degli Enti Montani, e lo scopo di questa società è quella di promuovere la montagna anche attraverso, promuovere dal punto di vista economico la montagna e quindi le imprese di montagna, in particolare le imprese dell'artigianato e ovviamente le imprese agricole, ma soprattutto quelle che producono produzioni per l'artigianato di trasformazione. Ecco, questo è un po' il motivo per cui credo di essere qua. Una piccola premessa per quanto ha detto prima il sindaco di Macra. Sì, ecco, no, io sono assolutamente d'accordo, ma in pieno. Per moltissimi anni io sono occupato di informazione socio-economica presso la Regione Piemonte, quindi sovraintendevo i lavori di quel giornaletto che credo gli agricoltori ricevano tuttora, che si chiama Piemonte Agricoltura, e quindi eravamo obbligati a scrivere delle cose, a pubblicare interventi da parte di docenti universitari, e naturalmente la chimica giustamente la faceva da padrona sul piano, diciamo, di informazione scientifica, però giustamente la chimica deve essere interpretata esattamente per quello che è un mezzo, uno strumento e non è un fine. Quindi nel momento in cui, per esempio, tra le due guerre è stato scoperto in America il DDT, il bicloro di Friuli, il cloretano, e tutti quanti hanno applaudito, cioè, fantastico, meraviglioso, peccato che il DDT ha un tempo di carenza lungo qualche millennio, mentre invece oggi si riesce a fare produzioni di prodotti antiparassitari piuttosto che
antifungini, anti, che hanno tempi di carenza di 10, 8, 7, 5, un giorno, cioè un giorno di carenza. Io oggi do il prodotto, domani posso vendere la mia merce. Il che mi fa immaginare che quella molecola deve essere una molecola tremenda dal punto di vista dell'aggressività nei confronti del suo antagonista, dell'antagonista alla produzione agricola. Quindi vuol dire che la chimica sta facendo passi da gigante, però dietro ci deve sempre essere l'uomo. La domanda, chi controlla? E beh, questo è un discorso molto lungo che esula dalle mie personali competenze e dell'argomento, però è un argomento centrale. Nel nostro paese noi dovremmo decidere una volta per tutte che chi controlla deve essere il pubblico, ma non deve essere il pubblico che ha in qualche modo, tra virgolette, sto dicendo, degli interessi con i soggetti che poi sono attori economici, perché chi controlla oggi è l'economia che stabilisce e sancisce che cosa io oggi devo produrre e come devo produrre, no? I tempi di Gardini, che si è suicidato 20 o 30 o roba, non ci sono più, per fortuna, forse, da questo punto, no, Gardini, poveretto, che ha avuto quella fine che ha fatto, ma perché quel tipo di agricoltura non era congeniale con il nostro modo di essere e di pensare. Allora, mi ritrovo anche con le affermazioni del nostro amico che ha detto prima su come interpretare oggi lo sviluppo territoriale, sviluppo con tutte le virgolette del caso, perché effettivamente le aree interne devono essere difese, sostenute, nel momento in cui noi riusciamo a fare cultura, nel momento in cui noi riusciamo a fare cultura nei confronti, per esempio, della popolazione intesa nel suo complesso. Se qualche giorno fa, voi avrete, probabilmente ricorderete aver letto sul giornale, aver sfogliato magari distrattamente il giornale, La Stampa piuttosto che La Repubblica, piuttosto che altri giornali, avrete visto una bellissima pubblicità della TIM che insieme con Vodafone ci ha spiegato come sul territorio piemontese, prendo ad esempio il territorio piemontese, i liguri mi consentano questa digressione, su come la TIM e Vodafone sono riusciti a, con quella rappresentazione, a dirci dove il 4G, che è questo protocollo che consente ai computer di andare più veloci e la telefonia di essere più efficiente, funziona nel nostro territorio. Ed è esattamente il negativo della montagna, cioè noi prendiamo quel territorio lì e poi sottraiamo da quel territorio lì, lo sottraiamo e quello che rimane è la montagna, montagna piemontese. Questo la dice lunga, ma non sulla TIM o sulla Vodafone, che va a dire, fanno il loro mestiere. I tecnici della TIM e della Vodafone devono rispondere dei consigli di amministrazione, che essendo società per azioni, quindi non è che possono dire adesso io vado a fare un po' di pubblicità, che vado a mettere, che ne so, del 4G in Badalucco. Non esiste una cosa di questo genere. Ma allora vuol dire che oltre a Barca ci deve essere qualcun altro qui che deve pensare nel senso letterale del termine, a come invertire questa logica dello sviluppo che ci siamo dati in questi 50 o 100 anni dai tempi di Giovita Vinerigua. Insomma, noi abbiamo forse sbagliato qualche cosa. Lo dico con cognizione di causa, perché nel momento in cui noi abbiamo creato le condizioni di uno sviluppo che è sostanzialmente urbanocentrico e abbiamo, per vari motivi, e nessuno è responsabile, ovvero siamo tutti responsabili, e abbiamo creato lo sviluppo delle città, e abbiamo creato lo sviluppo delle aree urbanizzate, automaticamente abbiamo sancito di determinare un decremento di sviluppo, non so come dire, un mancato sviluppo, nelle zone interne o nelle zone di montagna. Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, abbiamo fatto così. Poi possiamo decidere di chi sono le responsabilità, ripeto, secondo me sono responsabilità collettive. Però diventa difficile, soprattutto chi vive in città, e quindi dove c'è la maggior parte di popolazione, pensare che sempre qualcun altro, in questo caso lo Stato, debba pensare alle carenze che sono in qualche modo determinate dal nostro modo di vivere, dal nostro modo di pensare. Io faccio sempre questo esempio quando mi trovo di fronte ad una platea dove c'è qualcuno che ha la pazienza di ascoltarmi. Quando a Torino, il 15 ottobre del 2000, abbiamo chiuso 18 ponti perché è arrivato l'alluvione, qualcuno si è domandato, ma cosa sta succedendo? E beh, la risposta è molto semplice. Quello che non è mancato
nelle attività pubbliche e non soltanto pubbliche nei 50 anni precedenti. Cioè, nel momento in cui noi decidiamo che da Dronero piuttosto che da Caraglio, piuttosto che da Badalucco, dobbiamo portare via le persone, portarle a Torino a fare la Fiat, a fare le automobili, oppure a Firenze fare la Nuova Opinione, oppure dove volete voi, insomma, in qualunque altra località, a Genova, dove ci sono i cantieri, insomma, però vuol dire che abbiamo desertificato certe situazioni territoriali, non c'è niente da fare. In piemontese c'è un modo di dire che dice che bisogna portare l'acqua a spasso, no? Cioè, bisogna, i contadini, gli agricoltori, i montanari, no? Facevano man mano che si trovavano a dover percorrere i sentieri di montagna, ogni tanto trovavano il modo di far girare l'acqua in modo tale che l'acqua permanesse il più possibile in montagna. Naturalmente c'era meno territorio abbandonato, quindi meno bosco selvatico, più c'era più pascolo, c'era più allevamento, c'era più terreno coltivato, e il tempo di coagulazione, il tempo che ci mette la goccia che cade sulla punta del Monviso prima che questa goccia arrivi a Torino, devo a Fondovalle per non esagerare, magari era il triplo o il quadruplo di quello che invece ci mette oggi. Ergo, noi chiudiamo i ponti a Torino quando c'è la alluvione. E allora, già, peccato, però c'è un dettaglio che sfugge, che quando chiudiamo i ponti a Torino noi dobbiamo poi risarcire migliaia di cittadini che sono stati danneggiati dall'alluvione, centinaia se non migliaia di imprese che sono rivierasche. Allora bisogna porsi il problema: ma come mai queste aziende sono nate in presenza della riviera, dei fiumi o dei torrenti? Ma perché molto semplicemente negli anni 50, quando c'è stato il primo sviluppo negli anni 60, il famoso boom economico, l'edilizia e soprattutto l'urbanistica dissennata di quell'epoca, qui sì possiamo dire dissennata, ha creato le condizioni per cui costruire in riva un fiume costava molto meno che costruire altrove. E quindi si costruivano i capannoni, gli edifici, dove? No? Per esempio, ho ben presente nell'alluvione del, adesso non ricordo se del 98 o del 2000, la Venchi, che aveva lo stabilimento qua vicino, non neanche tanto, che è stato completamente devastato da un'alluvione. Chi gli ha detto di costruire? Lui ha costruito quello che gli è stato detto di costruire, non ha nessuna responsabilità, salvo il fatto che magari quel terreno lì l'avrà pagato qualche euro in meno al metro rispetto a qualche altro più adatto. Scusate la digressione, ma perché diventa sempre più difficile, per esempio nell'attività che mi sono che ho intrapreso, convincere le persone, in questo caso i produttori di montagna, gli artigiani e anche qualche volta qualche agricoltore che ha la capacità di trasformare direttamente il suo prodotto, a diventare parte di un progetto, perché non ci si crede più tanto a questi progetti, cioè non abbiamo più tanta voglia di credere, forse anche perché un po' a tutti è venuto un po' meno quella spinta, non so, di voglia, no? Di fare, di creare, di intraprendere, e quindi, e poi soprattutto è venuta meno un po' di fiducia. Ciò detto, però, la fiducia bisogna trovarla, e credo che l'iniziativa di oggi vada sostanzialmente in questa direzione. Quindi rapidamente vediamo quali sono, secondo me, i due rami su cui noi possiamo oggettivamente agire. Allora, uno, l'abbiamo già detto, l'acqua. L'acqua, grazie alla gravità, cade generalmente in montagna per arrivare poi al mare, ai fiumi, al mare, eccetera. Questa forza di gravità produce energia, produce soprattutto nel caso delle coltivazioni agricole uno degli elementi di ricchezza per queste produzioni agricole, però certamente, come spesso succede, l'acqua ce l'abbiamo quando non ci serve e quando invece ci serve non ce l'abbiamo, e quindi bisognerebbe, ne parlavamo prima, no? quando invece ci vorrebbe, ci viene un pochino meno. L'acqua è da una parte energia, perché la gravità produce questo, dall'altra è ricchezza agricola. L'acqua è di proprietà della montagna. Le concessioni idriche non danno, in Piemonte un qualcosina in più rispetto a tutto il territorio nazionale, però poco, cioè, tanto per fare un esempio, le concessioni idriche in Piemonte sono circa 1.100.000.000 di euro di valore, dato alle grandi aziende di produttrici di energia elettrica, al Piemonte, e quindi a quelle che una volta si chiamavano comunità montane, oggi saranno le future unioni, arrivano 16.000.000 di euro, capite? No? Cioè, eppure, secondo me, secondo molti che credo la pensino come me,
bisognerebbe creare un meccanismo per cui, aspetta, le concessioni elettriche che producono energia dall'acqua che è di proprietà della montagna, forse bisognerebbe ricontrattare un briciolino questa cosa. Poi noi non abbiamo nessuna forza, loro hanno invece una forza, una potenza enorme, quindi vincono loro e noi perdiamo. Però almeno essere consapevoli di questo elemento. No? 16 milioni su un miliardo fa l'1,6%, se il produttore faccia farli, quindi vuol dire che siamo fortemente deficitari in questo. Se noi avessimo qualche risorsa in più, potremmo forse da questo creare condizioni perché le coltivazioni dei piccoli frutti della Valle Maira possono essere magari incentivate, possono essere aiutate, si possono creare dei meccanismi di promozione, magari di commercializzazione, non soltanto in Italia ma anche all'estero. Ho fatto il primo esempio che mi è venuto in testa. Il secondo è il legno. Scusate sempre se io faccio riferimento ai dati piemontesi perché ce li ho nella testa, ma si fa in fretta poi a prendere i dati più complessivi. In Piemonte noi abbiamo 980.000 ettari di bosco, ovvero di superficie boscata, poi il bosco è una cosa ancora diversa. Ma 980.000 ettari di bosco potrebbero produrre qualche cosa come circa 30 milioni di quintali di legna all'anno. Noi sappiamo invece che se ne producono circa 5 milioni di quintali, quindi si produce praticamente un sesto, un settimo della produzione potenziale, perché da una parte ci si trincera dietro al fatto che i boschi non si sa di chi siano, è vero, si sa di chi sono, ma difficilmente sono, diciamo, sensibili le grandi proprietà, mentre invece c'è il 60% dei boschi che sono di proprietà o pubblica oppure di grandi proprietà di cui si conosce esattamente il nome e cognome e indirizzo. Cioè, però non esiste una politica forestale degna di questo nome, per cui noi in Piemonte importiamo legna, che è una cosa. In Cile, pensate, in Cile, che ha una superficie molto più estesa dell'Italia, sia chiaro, ma che ha una porzione andina dedicata alla coltivazione del bosco, che è minuscola, una porzione molto molto bassa, va da circa il 40° parallelo fino al 45° parallelo, perché voi sapete il Cile ha una larghezza di 40, 50, 100 km quando va bene, ma poi stringe, e riesce con quella misera porzione di territorio a esportare legna in Europa. Cioè, c'è qualche cosa che non funziona nelle politiche destinate, per esempio, alla valorizzazione delle produzioni di montagna, in questo caso del legno. Poi si può discutere, noi abbiamo delle opinioni, il legno potrebbe, soprattutto il legno di risulta, non sto parlando del legno da tavola, il tavolame, piuttosto che del legno da palio, legno da opera, quello ovviamente deve andare a finire nelle segherie dove viene utilizzato e valorizzato. Io sto parlando di quello che invece risulta, lì si può decidere se portarlo alla combustione per produrre energia elettrica con il sistema tradizionale a combustione, oppure, come noi sosteniamo, portarlo alla pirogassificazione per produrre energia elettrica con la pirogassificazione. Però su questo c'è tutto un dibattito e viene fuori sempre la logica del non nel mio giardino, voi sapete, no? Per cui la pirogassificazione viene vista, ma poi cosa bruciano? Bruciano non è possibile, perché dove si può a malapena pirogassificare la legna, voi sapete, non si può bruciare nient'altro, altrimenti l'impianto si blocca. Però Villanova Mondovì, che non è tanto distante di qua, ha un pirogassificatore da due motori da 500 MW che producono energia elettrica che viene venduta, ma soprattutto teleriscaldano tutta Villanova Mondovì. E guardate, se non è poco, vuol dire che qualche cosa si può fare nei pochi punti del territorio dove queste cose si riescono a fare. Quindi legno ed acqua. E queste sono le potenzialità che avrebbe la montagna se le politiche esercitate dal livello nazionale, quindi Barca, giustamente è stato citato, che è responsabile all'interno del Ministero dell'Economia della parte delle cosiddette aree interne, e la regione con il nuovo PSR. Il PSR, Piano di Sviluppo Rurale, è uno dei tanti filoni dove ci sarà la possibilità, nei prossimi mesi dovrebbero esserci le misure, dove c'è la possibilità di utilizzare una parte delle risorse anche europee. Però la cosa che a me interessava fare presente qui è che noi, per esempio, come Piemonte di
risorse, oltre che occuparci di legna, oltre che occuparci di acqua con gli impianti minidi, il cosiddetto minidico, che è quello che consente di utilizzare le piccole cadute, a volte le piccole cadute già utilizzate per acquedotti comunali, no? Se voi pensate in un acquedotto comunale che magari pesca a 1500 metri o come nel caso vostro a 2000 metri, no? La cima della vostra montagna, da 2000 metri per arrivare magari al paese che è a 1000 metri, c'è un salto di qualche centinaio di metri, si tratta di intercettare la colonna di discesa, mettergli una piccola centralina e poi rimettere l'acqua nella centrale di discesa e utilizzare questa caduta per energia elettrica. Voi sapete qual è la risposta della burocrazia? Che facendo questo bypass, no, l'acqua si sporca e quindi non è più adatta al corso. Cioè, abbiamo qualche problema anche nella burocrazia piemontese. Lo dico prima, io sono stato 40 anni dipendente della regione Piemonte, quindi conosco molto bene il mio ex ambiente, quindi, però sostanzialmente il collega o i colleghi che si occupano di questa materia hanno questo tipo di remora e allora bisognerà creare le condizioni per convincere. Economia però, l'economia è soprattutto cercare di riportare, per quanto possibile, cosa direi difficile, di riportare in montagna o perlomeno di evitare che la montagna ulteriormente si spopoli e ulteriormente si desertifichi. In che modo? Per esempio creando le condizioni perché le attività imprenditoriali presenti oppure quelle che possono nascere, aperta parentesi, nell'ipotesi in cui noi volessimo o potessimo utilizzare la risultanza del taglio del legno del bosco come si conviene, noi abbiamo fatto un calcolo che potremmo dare da lavorare tra 2500 e 3000 persone in Piemonte per circa 6 mesi l'anno, cioè il lavoro del boscaiolo, e dove questo non a Moncalieri e neanche a Torino, ma nelle singole vallate. Il che capisco che è una cosa difficile da concepire, però si può fare, ecco, non è che non si possa fare, si potrebbe fare, basta soltanto volerlo. Chiuso parentesi. Dicevo, le attività di produzione di produzioni agricole che trasformate o direttamente, penso anche soltanto banalmente alla produzione di patate, ecco, voglio dire le cose più semplici, potrebbero essere ulteriormente incrementate e incentivate se ci fosse un meccanismo di intanto un meccanismo di promozione di queste produzioni che si avvalgono opportunamente della immagine che generalmente un prodotto di montagna si porta dietro. Già, a volte basta dire questo è stato fatto in montagna perché questo acquisisca già un valore. Magari non è vero, adesso magari, però in linea di massima la gente, il cittadino di Torino, pensa che se questo prodotto, questa marmellata è stata fatta in montagna o questo miele è stato fatto in montagna, vuol dire che di per sé è già buono. Ecco, allora partiamo già da un elemento gratificante, un elemento che già è gratis per se stesso e allora avvantaggiamocene. Come Piemonte Risorse abbiamo dato vita ad un'associazione di produttori che si chiama Bottega dell'Alpe e in questa associazione il costo di associazione è 100 euro perché come iscriversi a una bocciofila sostanzialmente, ma perché i produttori che sono iscritti possono avvalersi di un sistema di vendita online. Lo stiamo perfezionando, abbiamo cominciato da Natale scorso a vendere, non online ancora, ma a vendere per pacchi natalizi e poi pacchi pasquali, e che sta dando un certo risultato. Quindi noi nel nostro catalogo, che si può vedere su internet, potete trovare dal miele alle marmellate, ovviamente non, per il momento non pensiamo di mettere a disposizione prodotti deperibili, no? Nel senso che non avremmo la capacità, perché non siamo capaci noi, anche soprattutto non avremmo la capacità di mettere a disposizione il famoso percorso del freddo, quindi la conservazione di prodotti come la carne o come il formaggio, no? Se potessimo poi vendere carne e formaggio potremmo fare veramente il botto. Per il momento siamo pochi, abbiamo circa 35 produttori, abbiamo circa un centinaio di referenze commerciali. Naturalmente abbiamo per esempio anche un produttore qua di Dronero, noi vendiamo il Dronero e lo abbiamo venduto anche in Olanda, quindi siamo
da questo punto di vista abbiamo già anche qualche piccolo elemento peculiare. Naturalmente siamo solo all'inizio, ci interesserebbe naturalmente allargare per quanto possibile questa opportunità, ma perché attraverso questo noi non crediamo di guadagnare chissà che cosa, pensiamo proprio solamente di pagarci le spese, ma pensiamo che in questo modo possiamo creare le condizioni perché, non dico la gente ritorni in montagna, ma perlomeno evitare che la gente se ne vada dalla montagna. No? Se noi potessimo dire, guardate, se noi riuscissimo a vendere le patate allo stesso prezzo a cui voi le trovereste dal vostro verduriere, però sono patate di montagna e magari attraverso questo circuito innovativo, perché qualcuno non ci crede, ma purtroppo io mi sono occupato di commercio per molti anni in regione, guardate che purtroppo possiamo anche non essere d'accordo, ma purtroppo la direzione è questa. Scusate un'ulteriore apertura di parentesi, voi sapete che il più grande commerciante italiano della grande distribuzione è la Coop, voi conoscete la Coop Italia è il più grande commerciante, no? La Coop Italia è, rispetto a Walmart, cioè per fare Walmart ci vogliono 52 Coop, ci vogliono 52 volte la Coop Italia. La Walmart quest'anno è stata superata da Amazon. Amazon è quel motore di ricerca che vi consente di avere a casa vostra qualunque cosa. E tra l'altro in alcuni territori degli Stati Uniti Amazon sta già portando le produzioni ordinate via email con i droni, cioè vi portano nel giardino di casa vostra. Quindi voglio dire, con questo non significa che bisogna innamorarsi di quel sistema, però quello è la realtà dei fatti e noi dobbiamo guardare a quello. Allora, circa il 52% delle produzioni che vengono vendute in Italia, di qualunque tipo si tratti, sono ormai vendute online. È chiaro? Poi io continuo ad andare dal mio verduriere e magari voi andate dal vostro panettiere, come è giusto che sia, e lo faremo fino alla fine dei nostri giorni. Ma chi è nativo informatico, cioè quelli che oggi hanno 5 anni, 10 anni, guardate, del vostro verduriere o del mio panettiere non so proprio che farsene, poi ovviamente nessuno sa che cosa succederà tra 15 anni o 20 anni, ma la direzione purtroppo è questa. Allora bisogna trovare il modo anche per la montagna, a cui è associato la qualità del prodotto, però è anche associato il fatto che la montagna è conservatrice. Magari è sbagliato anche questo concetto, no? È sbagliato il concetto di dire che se è di montagna il prodotto è buono, ma è anche sbagliato dire che se è di montagna c'è un meccanismo di conservazione. Non è vero. Però per sfatare il secondo, cioè che la montagna è un prodotto di conservazione, può darsi che possiamo utilizzare convenientemente un sistema di, per esempio, di vendita online. Ma questo non perché lo faccia io, perché guardate, io sono un funzionario in pensione, quindi non sto vendendo nulla, non vorrei essere frainteso, non stiamo qui a vendere proprio nulla. Però è un'opportunità che noi vogliamo mettervi a disposizione. Ultima questione. Volevo ancora dire una cosa a proposito del bosco, perché il bosco è sempre stata la mia passione, no? Io quando vedevo quel filmato del professore di Genova, vedevo quegli abeti bianchi nel lago, no? E diciamo, ero molto intrigato da questo tipo di... Purtroppo però, mi spiace che non ci sia il professor Gentile Martini, scusate, perché magari su questo non avremmo avuto la stessa lunghezza d'onda. Però io ho cognizione dell'Università di Torino. Allora, l'Università di Torino, quella che noi consideriamo l'Accademia, c'è un istinto di conservazione pazzesco. Io spero che non sia la stessa cosa a Genova o altrove. Per esempio, quando si parla di bosco, si parla di un qualche cosa che deve essere lasciato lì. Ah, che bello il bosco, non bisogna toccarlo, non bisogna entrarci dentro, sbagliatissimo. Una pianta di castagno cresce fino a 25 anni, da 0 a 25 anni ha un incremento ponderale della sua massa legnosa, da 25 anni in avanti non cresce più. Ma cosa può succedere? Possono succedere due cose, che o continua a sopravvivere, oppure si ammala e quindi decrepita. E se decrepita, produce degli elementi tali per cui produce la malattia, contamina con le sue malattie gli altre piante di castagno. Allora quelle piante di castagno bisogna tagliarle. Cioè, quando qualcuno comincia un articolo boschi di castagni secolari, già io lì mi arrabbio,
perché il castagno non deve essere secolare, salvo una pianta che vogliamo conservarla per qualche motivo monumentale, no? Esiste un atlante delle piante monumentali in Piemonte ed è giusto che sia così, perché... ma il bosco non deve essere secolare, perché questa è una fesseria. E purtroppo l'Accademia di oggi pensa invece che i boschi devono essere incontaminati, per cui non, in Val Grande, lo sapete qual è la Val Grande, quella sopra, no, non quella di Lanza, la valle di Domodossola, no? La Val Grande è un'enorme, gigantesca valle boschiva, è un parco tra l'altro, è un parco naturale. Ecco, in Val Grande addirittura se uno va dentro potrebbe succedere che non riesce più a uscirne perché è talmente intricato e quindi può correre il rischio di morire perché non riesce più a uscire. Sbagliato, è sbagliato, cioè queste cose qua i professori universitari se lo mettono in testa. I boschi devono essere come la selva nera, devono essere curati 25, 30, 40, 50 anni, oppure se vogliamo vedere degli esempi di come funziona un bosco, basta andare a Trino, al Bosco della Partecipanza, che, no? Che è dal 300 che ha un regolamento con degli statuti molto precisi, e fino agli anni 90, pensate, fino agli anni 90 il frutto del bosco poteva essere ripartito esclusivamente tra gli eredi maschi dei cittadini di Trino, pensate, si è arrivata a male, sì, perché... sono assorbiti questi vecchi statuti, ma al di là di queste cose è anche divertente dal punto di vista storico, ma lì almeno c'è un assestamento, quindi ci sono forestali che entrano nel bosco, ripartiscono in particelle, dicono questa particella può essere tagliata, in quest'altra non ancora, questa pianta deve essere tagliata, quella, perché quello che conta è la preservazione del bosco e non il fatto di avere un qualche cosa che domani per effetto di una malattia, per effetto di qualche elemento a noi estraneo, poi magari deperisce e muore. Scusate, io sono andato un po' a ruota libera, avevo visto peraltro anche altri che sono andati e naturalmente sono a vostra disposizione. Allora, io mi chiamo Matteo Valdero, sono nato in montagna, sono nella classe 1931, penso lei che ha detto delle parole sacrosante quasi in tutto, specialmente nel bosco è tutto quanto una cosa di cosa capire se lei, non so, ha avuto quella possibilità di capire cosa vuol dire bosco o foresta tutto quanto, che adesso cammina tutto il contrario, una cosa che poi forse ha lasciato una parola di dire, però il problema più grosso adesso l'abbiamo con i cervi, i caprioli, specialmente i caprioli che sono quelli che distruggono il bosco, specialmente dell'abete bianco, non dell'abete rosso, ma fra 40 anni non avremo più una pianta in Valle Maira e dove cresce questa pianta. Anche qui bisogna che ci sia qualcuno che prenda i propri pugni e le cose molto severe da portare di nuovo in equilibrio come era nel passato. Non parliamo poi dei lupi, ma oggi non siamo quello, ma dei caprioli e cervi che è una cosa distruttiva. Guardi, io, e poi non parliamo dei cinghiali, ma quelli oramai io ero riuscito a tenerli a bada e erano diventati anche i miei amici. Si è fatto anche parlare, Ma tutti, e della montagna e non della città, dico sinceramente questo, io sono stato via, però gira la penultima tappa poi l'ho fatta a Cuneo, sono andato a Torino, sono stato nel Langhe, ma la penultima tappa l'ho fatta a Cuneo per 15 anni, che poi ho puntato subito sul Palermo dove sono nato, su questa borgata a 1500 metri, no? E comunque già dal 1952 che ero venuto a San Damiano sempre per motivo dello scopolamento, perché sappiamo che nel dopoguerra purtroppo hanno cercato di distruggere la montagna, non hanno cercato, è stato fatto, forse
senza pensare che portavano dei danni che erano irriparabili per il dopoguerra. E così è successo, perché la montagna si è spopolata tutta, perché tutti davano lavoro ai ragazzi che andassero giù, lì ognuno dei partiti tirava l'acqua al suo mulino, io questo me lo ricordo come il battesimo in testa, finché tutti si sono andati via e è rimasto più nessuno. Anche lei ha fatto puntualizzare delle cose anche sullo spopolamento, il problema dei problemi alluvionali, perché quando si abbandona un terreno in montagna, che crescono i cespugli, crescono le erbe che non sono più le erbe del passato che erano tagliate, la montagna era pulitissima, non c'era nessun ristagno di acqua, perché era il suo canale che portava l'acqua via, anche piccolo, oppure veniva usata per irrigare tutto quanto, e invece al momento quest'acqua rimane impregnata nella cotica, nel terreno, finché si gonfia e partono. Non sono frane enormi, sono piccole frane che poi arrivano nei canaloni dove lì si forma un miscuglio di piante, arriva poi nei torrenti, dai torrenti arriva giù per forza a Torino, che poi arriva a creare tutti grossi problemi, anche perché, come ha detto lei, la costruzione non è mai stato controllato niente, perché adesso purtroppo bisognerà arrivare a dei controlli molto più mirati e molto più seri, non su quello solo, ma su tutte le cose. Anche lei ha fatto puntualizzato una cosa sul problema delle coltivazioni, del biologico. È vero, io faccio il biologico. Ho cominciato col biologico e poi sull'omeodinamica e poi sulla biodinamica, perché la biodinamica può essere certificata di Steiner, questo metodo di coltivare. Che se no io parlo in Italia di tutte queste cose, nessuno ci dà retta, no? Pochi conoscono queste cose. Se ad esempio io, come sono su Alpalenti, dove abbiamo un grande passaggio di turisti stranieri, quali tedeschi, parlare di biodinamica saltano su, sembra neanche possibile, però, ma noi abbiamo la, però il discorso è proprio questo. Parlando di queste cose bisogna averlo nel cervello. Non basta dirlo, come io quando ero a Cuneo mi ricordo che si andava al mercato e alle volte c'erano i contadini che portavano le fragole, che portavano queste cose, la massaia che portava le uova, tutto quanto. Poi io mi informavo queste fragole che erano, siccome io sono anche abbastanza intenditore dei prodotti, se sono buoni a capire, se hanno degli odori particolari. Erano tutti prodotti talmente pieni di pesticidi che non si potevano neanche mangiare. Le fragole erano rosse dentro, proprio rosse come il fuoco, che la fragola dentro non è proprio rossa, quando è naturale è tutto un altro discorso, no? Poi ci sono delle cose che lì, e adesso continuano sempre ogni volta di più, perché la produzione, ormai la terra è sterile, e ogni volta, ogni più anni che andiamo avanti, succede che il terreno arriverà al punto che non può più produrre, perché i concimi pesticidi che mettono per disarmare, i concimi chimici, mi spiace dirlo, ma è così purtroppo, i concimi chimici che non hanno nessuna controllo, magari devono mettere mezzo chilo e ne mettono 3 kg, perché se mezzo chilo fa bene, 3 kg fa ancora meglio, però poi noi mangiamo il prodotto. Comunque, ritornando al dunque delle mie esperienze, io nel 1952 ero a San Damiano Macro, avevamo un grande negozio di generi alimentari, frutta e verdura, in quel periodo c'erano questi negozi uguali che potevano essere. E lei ha parlato di patate e tutti questi prodotti, no? A San Damiano si mandava via tra noi e mio papà, allora io ero nel 52. Io sono del 31, avevo ancora 12 anni, comunque su 3 commercianti che erano in San Damiano partiva del poco per la semina, solo per la semina 3.000 quintali di patate a San Damiano Macro. Questo posso testimoniarlo io perché è vita vissuta.
E adesso purtroppo c'è deserto, anche San Damiano non c'è più niente, non c'è più. Io ho bisogno delle patate, non le coltivo più perché i cinghiali mi vengono e mangiano tutto, allora le compriamo anche, perché conosciamo anche gente che potrebbe buonissime come noi, ma non c'è più nessuno che le coltiva, per diversi motivi, perché non c'è più la gente, non c'è. Comunque, a parte quello, la mia passione era quella delle piante officinali. Piante officinali o piante della nostra, perché la nostra Valle Maira mi pare che sia la valle più ricca di piante officinali, sia medicinali e sia liquoristiche. Io adesso non sono un botanico, non ho studiato, io non ho proprio studiato, non ho voluto studiare. Studio ancora adesso. Comunque, la mia passione è proprio sempre stata questa, seguendo i metodi di mio nonno, che andava in montagna, allora si andava a raccogliere le piante officinali, a Collio, c'era ad Elva, c'era un certo Carnero che era esportatore di piante officinali, proprio di tutta la valle, e mandava via, come si è parlato delle parrocchie, io ho visto anche quando venivano a comprare le, si chiamano i pers, a Elva lo chiamano, il pers d'Alpento, no? I pers d'Alpento. Poi c'erano le ragazze più avevano delle capigliature belle e più quelle erano loro, allora quando venivano proprio a contrattare, allora tra con la macchinetta taglio raso e prendevano quei pochi soldi, ma era una cosa normale, tanti capelli poi crescevano di nuovo, là invece di metterci la come si dice, il quello per crescere i capelli, si caricavano un sacco di roba nella piena, però. Ma raccontaci dell'esperienza adesso della tua piccola azienda. Infatti, allora, in quel modo, io nel 1952 da San Damiano incominciavo ad andare a fare già esperienze sulle piante officinali, sulle piante di montagna, su queste cose. Ma non sapevo neanche io di questa cosa, per creare un qualcosa di diverso di quella che era la coltivazione tradizionale. Poi sono andato via, però avevo già fatto tante cose che avevo già capito. Questa pianta può essere coltivata, questa non si coltiva, perché non è che tutte le piante di montagna si coltivano, assolutamente. Io poi faccio anche qualche nome che possono anche trovare, ma dico già non provate perché è inutile, non si possono coltivare. Comunque, poi nel 1980, quando proprio ho deciso di fare l'ultima tappa da San Damiano a andare su al Palen, io e mia moglie siamo arrivati su e il problema non era semplice. Ci siamo trovati davanti a delle immagini che erano terrorizzanti, perché le case non mezze crollate ma inabitabili, e poi tante hanno crollato, siamo pure tante crolle vanno. E poi tutta la dove si coltivava i terreni agricoli erano diventato una foresta di una giungla di cespugli che non era neanche più possibile introdursi dentro. Ho detto, ma cosa si fa adesso qui? Allora, pensiamo di sistemare un po' la casa e poi vedremo. Allora, io ho fatto venire, chiedendo anche ai proprietari, questo qui è il fatto della collaborazione, perché se la montagna è abbandonata, tutti questi campi che sono abbandonati, dovrebbe esserci una legge che magari per chi magari vuol coltivarli di pagare un certo affitto, quello che consente per la montagna di dire no, perché i montanari hanno avuto anche questa immagine di pensare che magari se io prendo il tuo terreno, perché c'è quella legge famosa, non so, che dopo tanti anni diventare l'uso campione, questa è una cosa sbagliata, no? La proprietà dovrebbe sempre rimanere della proprietà, salvo che l'uso campione sia fatto tra i due contendenti, una cosa amichevole, ma non come ci diverte, no? Comunque,
Difatti ho riuscito ad avere la possibilità di pulire, ho fatto venire un mio amico dalle Langhe con un cingolato, ha tirato fuori tutte queste, come si dice, con l'arato, ha dissodato. Sì, questo terreno che ormai era poi ricco di arbusti e cose, passava sopra, li sradicava, rimanevano tutte con le gambe per aria. E poi il problema grosso era quello di pulirle poi questo terreno, perché per mettere piante officinali non basta solo dire faccio questo, bisogna preparare un terreno che sia valido per la coltivazione. E questo in montagna difficilmente si può fare meccanicamente, ma bisogna farlo solo a mano. Mi spiace dirlo, quello adesso ci saranno dei terreni come magari accorso a Morinello, ci sono dei terreni abbastanza pianeggianti che si possono già operare macchine agricole, ma di solito le montagne sono tutti posti abbastanza in pendenza, no? Comunque, allora, poi come si fa a fare a reperire i semi? Reperire i semi vuol dire, io ero partito con la coltivazione del GNP all'inizio, ma non solo su quello, perché quello è un modo di dire. Perché poi il GNP non ha mercato, non aveva mercato. Io vi dico anche che sono riuscito a tagliare 12 quintali di questa erba di GNP, a poi averla immagazzinata sul solaio e non venderla per una lira. Perché passa la voce che in Valmaia si coltivava GNP, si portava questo. Allora, un bel momento viene fuori che non si mai. Cosa succede? Milioni di bottiglie ne fanno in Val d'Aosta, dappertutto, non in Valmaira, ma è possibile. Allora abbiamo fatto proprio fare un controllo, ecco il discorso appunto che lei diceva dei controlli, dall'Università di Torino, che in Val d'Aosta hanno trovato due ditte che avevano tracce di GNP. Tracce di GNP. Poi quando io mi sono trovato, io devo dire quello come sono, come avevo vissuto, niente da fare. Poi quando mi sono trovato, non sapevo cosa, abbiamo scritto, non so dove, ma da tutte le parti, più di 1000 lettere adesso, da tutte le parti, per vedere se era qualcuno che conosceva questa pianta. Non la conosco, non la conoscevano. Al fine mi telefona una grande multinazionale, mi faccio i nomi, che aveva avuto il mio campione, che io ho mandato anche dei titoli di Lachie, e che era un GNP molto particolare, che era un GNP molto ben essiccato, perché noi anche su quello è la cosa più delicata l'essiccazione delle piante di finale. E allora vado a trattare e mi ha dato quello che neanche l'acqua che bevevamo potevamo pagare, perché era ridicolo quello che ho fatto, eppure ho dovuto cadere. E il fatto anche lì è una cosa molto importante, che prima coltivare va bene, ma prima bisogna cercare il mercato, cosa parla di queste piante, perché se uno le fa in piccole quantità che può trasformarle, sono come so che loro fanno, voi fate la marmellata, no? Appunto, eh? Allora è un altro discorso che uno queste poche cose può vendere. Quando uno deve coltivare, vuol dire che ci sono delle piante che si possono coltivare anche in quantità, e adesso io posso anche darvi dei nomi. Comunque, allora bisogna reperire i semi, e i semi io ho avuto la possibilità tra mesi e noi, girando dalle Alpi Marittime fino in Val d'Aosta, di avere tutti i semi di specie e varietà diverse del GNP. Però non sapevo che c'erano varietà su questa pianta, invece c'erano un'infinità di varietà. Da una valle all'altra lo stesso tipo cambia aroma, e cambia ancora quando uno lo mette a dimora dove uno lo seme. Quello è successo a me. Matteo, ma adesso voglio dire, allora, è stato complicato. No? È durata praticamente tutta la vita andare e ritornare, adesso lì sei riuscito a fare qualche cosa, quelli sono i prodotti,
Ecco, c'è un futuro, cioè voglio dire... Ma è per quello che volevo appunto andare avanti su questo qui, perché... Voglio dire, il passato è stato difficile, no? E su questo siamo d'accordo. Il presente è ancora difficile perché magari mancano appunto tutta una serie di leggi, una serie di cose che ci mettono nelle condizioni di poter operare. Però gli interventi precedenti dicevano, ok, questa è la situazione complicata, cerchiamo di trovare delle soluzioni, magari facciamo sinergia, il fatto di fare delle valli distanti e vicini allo stesso tempo serve a questo. Quindi adesso la tua esperienza... Devi anche, lo so, ma sulla mia esperienza, io appunto vorrei raccontare la mia esperienza, perché io posso anche dire, queste piante si potrebbero coltivare, questo lì dico già non si coltivano, poi l'ho provato io vi dico anche, non è che io coltivavo solo il GNP, guardate, io vi faccio per esempio un elenco di piante che io coltivavo per arrivare alla nostra produzione, che poi ci siamo fermati su questo perché non si trovano gli operai, non si trovano la gente a lavorare, come una volta è impossibile pensare di trovare la gente, è impensabile. E per questo che servono delle politiche che riportino persone. Ma noi speriamo su questo, perché io sento tante cose buone dal dottore, bisogna vedere se noi riusciamo a avere da Torino, dalla regione, da qualcosa di gente che capiscono cosa vuol dire montagna e lavorare in montagna e le coltivazioni che si possono... ma vedi, è qui che è toccare un punto abbastanza delicato, è il problema, perché intanto io dico, quando ho avuto tutti questi semi di GNP, che io li ho seminato, sono nate, era una cosa che io sono rimasto senza parole, io stesso, perché vedevo dei profumi diversi, varietà diverse, e l'ho messa a dimora, però poi ho selezionato tutto quello che era possibile coltivare, l'altro l'ho buttato, perché poi c'è il GNP, come adesso vi faccio anche il nome dei cosi, che è anche interessante che si sappia per chi volesse. Non so. Vai avanti. Comunque, allora, varietà di GNP. Allora, c'è il GNP glaciale, che si chiama GNP glaciale o GNP femmina. Che mi spiace dirlo, oggi l'Università di Torino l'ha qualificato di OCD come il miglior GNP che esista. Allora, io sono rimasto senza neanche più parlare, perché dico. Allora, se volete raccogliere questo GNP, vi mando anche dove, sul Monte Tibet, è pieno di questo GNP, ma è naturale, è un GNP autonomo, un GNP che cresce sulla montagna. Niente da fare, però non è profumato, non ha nessun profumo, niente. È fatto diverso, ma comunque uno che non lo conosce, anche una volta quando era con gli andava, li ha messo tutto assieme dal baraccone, io l'ho selezionato poi. No, poi c'è il GNP Mutellina, che in giro si sente sempre parlare di GNP Mutellina. C'è Mutellina bianco e c'è un altro Mutellina di un colore più scuro. Che oltretutto su Mutellina ci sono varietà diverse, più profumato o meno profumato, a seconda da dove è arrivato. Io penso che sia dalla valle che è arrivato, perché io non posso dire che questo seme è arrivato di là. Poi c'è il GNP Weber o GNP spiccato, come si chiama, che sarebbe il maschio, e quello è molto raro. E noi che raccontiamo, quello non si coltiva, perché io l'ho coltivato, lui nasce, cresce e poi muore. Poi c'è il GNP petroso, che è un altro tipo il Weber, però di scarso ma non è profumato, però è molto più redditizio. Comunque anche quello è abbastanza, ma non è proprio come il Weber, ma ha un aroma molto molto intensa e molto buono, no? Poi c'è il GNP Nivalis. Ecco, questo è il GNP che cresce sotto i ghiacciai. Dove ci sono i ghiacciai, che la neve poi si ritira un po' indietro, pian pianino, questa pianta ha la possibilità di svilupparsi a solo il tempo di un mese e mezzo, ma neanche due mesi, da quando lui si riprende, perché il GNP dovrebbe essere una pianta perenne, no?
e da quando si riprende a quando è maturo, perché prima c'è la neve, va via la neve, lui è già subito pronto all'insù e poi dopo magari un mese, a metà di agosto, può di nuovo essere coperto di neve. Ecco, e allora quella lì anche non si coltiva, io lo coltivo, e nasce, ma nasce benissimo, viene benissimo, dura un anno poi muore, è inutile. E poi ha solo 3-4 fiori, altri così, qui lo chiamano l'Ugène Pible, in occitano, l'Ugène Pible. Ecco, questi sono i vari tipi di Ugène Pible. Poi io coltivavo la chillea, la chillea che sarebbe uno dei genepili, quel genepili che noi produciamo, che questa qui è la chillea. La chillea che abbiamo noi in Valmaira è la chillea erbarotta, si chiama chillea erbarotta, che sul Trentino c'è un altro tipo di varietà, non so se vuol dire se è un'altra specie o una varietà, però è diversa, come le foglie pennate, invece queste le ovali diverse. Io come profumo ritengo che la nostra sia nera, comunque ho coltivato anche quella. E queste due piante è molto molto difficile da coltivare, però ce n'è tanta in montagna. Secondo le montagne ce ne deve finire abbastanza, è comunque molto difficile da coltivare. E poi allora vediamo un po' adesso l'intenzione della, poi coltivavo la genziana rutea, non so se lei ha sentito parlare, che ha avuto anche delle parole molto molto belle da noi abbiamo fatto dei corsi, convegni sul Trentino, da un certo, come già da? Betti, il dottor Betti, non so se ne ha sentito parlare, che era il direttore del campo sperimentale dell'agricoltura di Trento. Venuto anche a vedere, non si credeva cosa riuscivo a fare io, perché per coltivare la genziana rutea bisogna fare delle cose che non hanno senso, non vi spiego perché sarebbe da ridere. Comunque, invece è semplicissimo, come noi in montagna, chi vuole coltivare la genziana rutea, che poi è una pianta che non dà lavoro, 2-3 anni e poi bisogna, si semina, poi si la pianta, però bisogna stare attenti che per piantare, appunto questo signore però se le ricerche non si fa piantare, invece, come l'insalata, comunque. No, è vero, sono mie parole che ho fatto. È venuto anche a vedere. Poi c'è la melissa, ad esempio. Prima c'era la dottoressa che è scappata via, la farmacista, è andata via, questa è sua via. No, la melissa che è una pianta aromatica, non so se serve, io la uso nel tisane anche, dire la verità. Poi quella si coltiva facilmente. Poi c'è una pianta che è un arbusto, vado avanti come l'ho segnato, perché è un'altra categoria. È un arbusto che viene anche come lontano montano, viene anche così, che è la frangola. La frangola che si toglie la corteccia quando è una frangola che fa una pianta grossa così, che poi viene tolta la corteccia, messa a essiccare e non si usa prima di un anno, per i motivi non proprio per le proprietà che ha la frangola. Poi Matteo, ma una volta prodotte le cose, no? Il fatto della commercializzazione, e infatti è quello alla fine, voglio dire, una volta messa tutta l'intelligenza possibile per riuscire a fare il prodotto, no? Poi il problema è sulla commercializzazione, bisogna vedere se sono piante che si possono coltivare in più grande quantità o se sono piante magari di piccola quantità che uno può smerciarsi sui mercati. Io vedo che noi stiamo girando, mio figlio, che io le ricette subito e adesso si gira continuamente perché fa direttamente quel lavoro lì, adesso, perché noi abbiamo fatto un capannone non da pochi soldi a San Damiano e allora c'è anche da dire di un fallimento allora se smettiamo, no? Perché non c'è mica niente. Però io sono partito, poi con il biologico in quel modo, proprio non voglio sentire parlare di
di prodotti non autoctoni o che i prodotti che abbiamo in montagna devono rimanere tali, non devono né creare dei problemi sulle modificazioni delle piante, tutto quanto, non so se avete capito. Sì. Ecco, perché quella è una cosa proprio che ti dà la bastonata in testa, perché vuol dire non distruggere il mercato, perché uno vende e coltiva cosa vuole, ma vuol dire distruggere la pianta stessa. Comunque, no, io da parlare ne avrei per delle ore e ore, no, il mio sindaco li già. Io stavo guardando come Demetrio sta cercando di e ci sta quasi riuscendo, perché io ho mai parlato il municipio, non ho mai parlato che palette, bisogna dirlo che palette nel culo di Marca, aspetto solo che mi poi andarmi là, li portiamo una volta al palette, li facciamo fare il giro sì. E vedono la realtà che no ma sulla mia realtà vedete ben poco, perché mi fa pena vedere. Tu lo sai, quest'anno è un disastro, non so se riusciamo a fare insieme. Vedendo parlare di ambiente, ti vedo fino a domani mattina. È un posto molto particolare. Ho sentito dire che su volevate coltivare un'altra cosa, i goji. Ma quelli San Martino, ma quelli al paletto basta pulire quello, sono più belli, più grandi da raccogliere. Quelli erano importati, esportati tutti i goji, ma ci sono provate un goji, è una sola ci sono provate un altro tipo che adesso sta andando per c'era il dottor Ruggeri che voleva fare un intervento, allora fede alberghi di Imperia. No, ma io la si riporto. Bravo. Io vado a mettere il fatto dei cinghiali lo racconterò un altro quella era buona, ma lo fa. La musica e i cinghiali, e ho anche visto ballare, la sera obiettiva, che vale Argentina, con Mauro, qui siamo amici. Io appunto sono qua, porto anche il saluto della Federa Alberghi della provincia di Imperia, che faccio parte del consiglio direttivo e come rappresentante del comprensorio Taggia Valle Argentina. Noi abbiamo un albergo sotto Stefano al mare, sul mare, quindi noi siamo proprio esattamente proprio fronte mare, però siamo fronte mare, ma siamo anche sul punto di arrivo del crinale in sponda sinistra del torrente Argentina, e quindi siamo anche il punto di arrivo della via Marenza. Noi crediamo, come, ma non solo come persone fisiche, quindi io tra l'altro non sono neanche poi un albergatore, gestiamo questo albergo che è il nostro, che abbiamo costruito noi, eccetera, che è sul mare, ma io sono un ingegnere civile, quindi mi occupo di edilizia, mi occupo di consolidamenti, di altre cose, quindi anche di altre cose. Ma crediamo molto in questo nostro territorio, crediamo che il mare fino a se stesso non abbia senso, cioè noi non possiamo, noi come Federico Berti della provincia di Imperia, ne abbiamo parlato un po' con gli altri anche rappresentanti appunto del consiglio direttivo, con Igor Barnero che è il rappresentante della Federazione di esempio di Sanremo, eccetera. Noi siamo un'emanazione della Confcommercio, facciamo parte della grande famiglia della Confcommercio, tanto per collocarci, per chi ci vuole collocare anche così nel panorama nazionale. Pensiamo che la provincia di Imperia, il nostro territorio, non possa fare concorrenza ad altre realtà italiane e straniere sui numeri. Noi siamo una realtà molto piccola e quindi noi dobbiamo puntare su un discorso di qualità. Questa qualità noi non possiamo puntare sui numeri, non possiamo fare concorrenza a Rimini, per esempio, ad altre realtà dove i numeri sono infinitamente più grandi. Noi pensiamo che
l'albergo, la ricettività, il turismo in provincia di Imperia si possa fare su piccoli numeri di qualità. E noi, anche per una passione, questo lo dico io per la mia famiglia, con mio figlio, con mia moglie, eccetera, noi abbiamo una passione particolare per la nostra montagna. Non siamo grandi appassionati di mare, siamo sul mare, ma la nostra passione è la montagna. Crediamo nella montagna, forse anche per tradizioni familiari, eccetera, e crediamo e ogni tanto classifichiamo anche su Facebook, eccetera, come il nostro albergo un albergo di montagna. Diciamo, noi siamo un albergo di montagna. Perché siamo un albergo di montagna? È semplice. Perché quando io vado in Trentino, io sono andato in Trentino, sono andato in Val d'Aosta, raramente sono partito a piedi a fare le escursioni. A volte facevo mezz'ora di automobile. Ma cavolo, ma se io faccio mezz'ora di automobile da Santo Stefano al mare, sul mare, arrivo a Triora. A Triora cammino un'ora e arrivo a 1500 metri. Cammino tre ore, siamo appassionati anche di camminare tutto il giorno, arrivo al Saccarello a 2200 metri, cavolo, ma quindi io sono un albergo, io ho tutte le caratteristiche per essere un albergo di montagna, perché con un percorso che è non superiore a quello che si può fare in Trentino, vado a Molveno, non so chi conosce Molveno, chi conosce il Madonna di Campiglio. Lì, se voi andate in montagna, non sempre uscite dall'albergo con gli scarponi ai piedi, ma se io voglio uscire con gli scarponi ai piedi, io in 4 giorni, io ho fatto con mio figlio quando aveva 9 anni, abbiamo fatto da Lurisia a Taggia 4 giorni e siamo arrivati, abbiamo fatto una delle vie Marenghe, forse la via Marenghe vera, sì, o comunque una delle vie del Sale, abbiamo fatto Lurisia. Abbiamo dormito al rifugio Mondovì, abbiamo dormito a San Bernardo di Mendatica, abbiamo dormito al rifugio all'Avena, comune di Pigna, e siamo arrivati a Taggia, siamo arrivati sul mare con i cavalli, con i piedi nell'acqua, partendo da Lurisia, siamo arrivati lì, in 4 giorni, con cavalieri di media capacità, non grandissimi cavalieri. Quindi dico, noi siamo un territorio che ha la montagna come suo bene prezioso. Dobbiamo saperla sfruttare. Finora l'abbiamo sfruttata un po' poco. Come dobbiamo sfruttare? Come cerchiamo nel nostro albergo di proporre prodotti tipici della Valle Argentina? Noi abbiamo un frantoio che espone a una teca nel nostro albergo, che è un frantoio proprio di Badalucco, che quindi fa parte del consorzio di cui è presidente Paolo, e quindi noi pensiamo che il mare debba sfruttare l'entroterra per dare un valore aggiunto. Noi crediamo che le escursioni al mare si debbano fare d'inverno. Io credo che il mese migliore per noi, dobbiamo ricordarci quello che era il nostro passato. Il dottor Antonio di Giovanni Ruscini diceva che la bassa stagione, secondo il dottor Antonio, secondo la tradizione dei grandi turisti dell'Ottocento, la bassa stagione erano i mesi che andavano da maggio a settembre. Da noi la bassa stagione era quella, perché che cosa ci viene a fare al mare ad agosto? È una perdita di tempo. Vieni a gennaio al mare, fatti la pista, se vuoi fare la pista ciclabile, vattene a Cipressa, che ce l'abbiamo dietro le spalle nostre, e vattene verso il Monte Faudo, vattene a fare quei percorsi di media montagna dove puoi fare mountain bike, equitazione, camminare a piedi, fare trekking, partendo anche se vuoi dall'albergo a piedi, con un paio di scarponi, non con le scarpe da ginnastica, ma con gli scarponi da montagna. Puoi partire e pensiamo che questo sia il nostro futuro. Il nostro futuro deve essere il mese di gennaio, febbraio, marzo, per sfruttare il nostro primo entroterra, l'estate per portarli da Triora verso di voi, io conosco meglio, chiedo scusa per questioni mie personali, conosco meglio il Piemonte, diciamo, no? Prima si parlava di Mondovì, lei parlava di Mondovì, quelli sono i miei territori, con quelli che conosco meglio del Piemonte, ecco. Le Alpi Marittime, quindi Marguerais, Mongioie, Pizzo Dornea, queste zone qua siamo di casa noi. Però quello è il nostro patrimonio, dobbiamo sfruttare quello.
E poi la Valle Argentina ha del patrimonio anche culturale che andrebbe valorizzato, gli edifici storici, eccetera eccetera. Questo però ne parla il professore, che è molto più bravo di me. Chiedo scusa, sono fatto non era previsto. Presidente di Costruzione Argentina, è doveroso per me innanzitutto ringraziare il sindaco e l'amministrazione che hanno reso possibile questo incontro, il dottor Riva con sua moglie che si è prodigato per arrivare qua, Consorzio Collaboratore che ci siamo conosciuti a Genova e dopo un anno, e poi tutti i miei collaboratori che stanno lavorando in questo progetto da Gian Piero Iormo e Gianfranco che oggi è qua come presidente della Confaldacchi. Mi ha fatto piacere che quello che ha detto Demetrio, che anche qua in valle si sta apposta cercando di fare questo consorzio di promozione turistica, perché anche il nostro è un consorzio di promozione turistica dove all'interno ci sono 57 attività di una valle che si chiama Valle Argentina, e parte dal mare di Amalitaggia fino a 2000 metri che è Sacramento. Il bello di questa valle, io domenica sono stato anche premiato in una manifestazione importante che sta nel quarto anno, che è dedicata a chi sta valorizzando la valle. Il bello anche di questa valle è che, io ho detto anche una frase, saremo belli, saremo brutti, ma siamo tipici. È un po' vista, un po' a modo proprio questa interpretazione, perché non metto che siamo i più belli, però c'è qualcosa che a ognuno ci contraddistingue, sono le nostre tipicità. E credere nelle nostre tipicità è importantissimo. Se tu vai in Valle Argentina puoi andare a fare il bagno con le balene, o andare a vedere i lupi a 2000 metri, o guardare l'aquila reale. Questa è volere o non volere la nostra, il nostro valle. Il bello di questa sinergia che si sta creando è di essere un valore aggiunto per tutti. Io ascoltavo questo signore, sono venuto. Esatto. L'ho ascoltato proprio con grande ammirazione nelle sue parole, la ricerca di qualcosa, cioè quello che sto facendo un po' anch'io nell'olio, quello che stanno facendo tutti quelli che investono sul territorio, cercare di scoprire le nostre tipicità è importantissimo, lo sta facendo la famiglia Riva. Io quindi credo che questa storia che stiamo creando tutti insieme sia veramente importante e ci darà delle grandi soddisfazioni. Io penso che sia un cammino fatto, in questo momento mancano sia vero un po' i soldi, perché un po' i soldi forse non ci sono del tutto, però si sta riscoprendo quanto è importante il valore della persona. Il valore della persona è importantissimo, perché è uno storico, è nato dentro di lui, cioè ognuno ha il suo valore, è messo in una squadra. A volte sì, ci possono essere qualche problema, ci può essere delle divergenze, però se la squadra poi lavora legata, tutto, si può sopperire a tantissime cose. Questo è il mio intervento. Vi ringrazio. E adesso un intervento storico, un intervento che no, che sia, come dire, che cucia un pochino quello che io non cucio tutti, perché faccio un po' di storia, territorio e antropologia. Comunque in chi è passato prima, in un certo senso in lei vedevo mio padre. Mio padre è mio nonno. Mio padre e mio nonno avevano una distilleria a Savona e poi a Geno Marina, che producevano prodotti e frutta candita a Savona, dal chinoso di Combesio, eccetera. E poi avevano distilleria, distillavano un po' di tutto anche loro. Non sono macerati, non sono distillati. Sono tutti macerati. Mio padre distillava, a cominciare dalla lavanda e. Quello è buono. La lavanda vera, angustifoglia. Era un mio amico di Salerno, è morto, veniva in Valmaina. Chi era? Era un certo Gastaldi di Sanremo. Di Cosio. L'ha conosciuto? Di Cosio, non so. Posso solo fare una brevissima
A proposito di quanto diceva lei, a proposito delle, delle proprietà boschive, qualche, due anni fa è morta una professoressa che è stata insignita del premio Nobel per l'economia, che si chiamava Ohlström, quella che ha sostanzialmente teorizzato la, la cosiddetta teoria dei beni comuni. Ovviamente noi per beni comuni pensiamo all'acqua, all'aria e a poche altre cose, perché i beni comuni, cioè, sono quelli che non possono essere, diciamo, in qualche modo identificati con delle proprietà. Ora, una delle nostre teorie molto più, diciamo, terra terra è che anche i boschi potrebbero essere considerati dei beni comuni, che significa non la proprietà, togliere la proprietà ai proprietari, guai al mondo, non, cioè l'Unione Sovietica è sotterrata, ormai non esiste più, però se chi non coltiva il bene comune e la mancanza di coltivazione del bene comune produce i danni che sappiamo produrre, forse sarebbe opportuno che, pagando il giusto indennizzo, qualcun altro, per esempio il pubblico, non dico se ne appropriasse, ma possa usare il bene comune affinché, se no che però questo significa un cambio di paradigma non da ridere, scusate, la, ma, cioè bisognerebbe cominciare a ragionare che forse anche il bosco di abeti, piuttosto che il bosco di qualche cos'altro, non è proprio esclusivamente di chi ce l'ha, perché per qualche motivo l'ha ereditato e non sa neanche dove sia, e non sa neanche di averlo, ma potrebbe essere invece in qualche modo assimilato al patrimonio dell'umanità. Scusate la... Grazie. Questa carta che vedete, di base al titolo, è, dottor Bersani, è una carta del 1745 delle vostre valli, dove ci sono disegnati, ci sono elencati i trinceramenti della guerra di successione. Sì. Prima, la prima immagine è un po' significativa di tutto il discorso nostro, il legame tra le valli cuneesi e il ponente ligure. Cinque secoli fa, nel 1537, Agostino Giustiniani, un analista della Repubblica di Genova, scrisse: il luogo nominato Savion, cioè il cuore del Savione, e si nomina dai pesani catena del mondo e da Levante, eccetera, eccetera. Lasciamo perdere il resto, semplifichiamo. In pratica, il colle del Savione, il passo per eccellenza, assieme al colle di Tenda, che lega il ponente ligure alla valle cuneese, era chiamato dalla gente del posto catena del mondo, cioè quello che in antropologia è l'axis mundi. Io col termine, tanto per mettere in concetto di mettere in utilizzo pratico un concetto del genere, 30 anni fa Triora Tenda e l'Alta Varroia avevamo creato una sorta anche lì di piccolo sistema, un piccolo, un accidente, grande anche troppo, di sistema tra le due alte valli, e aveva proprio questo titolo che si chiamava Axis Mundi e legava già le valli. Era poi fallito, come tante altre cose, con il passaggio da un'amministrazione all'altra e soprattutto con la conflittualità che c'era tra l'Alta Val Argentina e l'Alta Varroia, l'Alta Varroia francese attualmente, e l'Alta Val Argentina, in pratica si è protratto una questione di confine con la separazione. Le Alpi Marittime, incrocio di cultura. Riflettiamo perché l'asse del mondo, il Sabione, era il passo del colle del Sabione chiamato Assis Mundi, e riflettiamo su questa zona, quella zona che, tratteggiata, che vedete al centro, e su quelle righe rosse. Le righe rosse sono i crinali. La parte tratteggiata non è altro che il pascolo alpino che obbligatoriamente per migliaia di anni la gente era obbligato a frequentare. Quindi necessariamente i pastori dal mare ligure, che la bandita estiva
lungo la costa e la, il pascolo il pascolo praticamente c'era tutta un flusso stagionale tra i tre versanti piemontesi, provenzale e ligure. Se questo flusso, attenzione che le righe rosse sono i crinali, quindi sono le strade naturali che necessariamente frequentavano i pastori, c'è stato un flusso e quindi in migliaia di anni all'interno di questo sistema, perché questo è un sistema naturale, col tempo è chiaro che c'è stato un legame tra i nostri tre versanti alpini. Adesso stiamo facendo un discorso strettamente di sistema locale, se vogliamo transfrontaliero in un termine recente, però è un ambiente storico omogeneo. Questa cartina la vedremo poi dopo, perché in realtà la strada Marenca che unisce il ponente Ligure con le valli piemontese non è altro che un percorso naturale di crinale che in pratica ricalca parte di queste righe rosse. Questa è un'immagine che chiarisce molto cosa diceva prima l'ingegner Ruggeri. Noi in Liguria, il ponente Ligure, ci bastano poco tempo per passare da questa è la costa di Nizza, per passare da 0 a 3.000. Quindi è difficile non dire che la Liguria non è terra di montagna. Ma ragionando in termini di comunicazioni possiamo anche dire anche un'altra cosa, come abbiamo visto prima. La montagna per noi è anche terra di passaggio. Perché? Se immaginiamo il passare del tempo e tutti gli uomini che progressivamente, stagionalmente, necessariamente fluivano da una parte all'altra della montagna, quella clessidra, se volete, la girate periodicamente due volte all'anno, e quei granelli di sabbia sono le migliaia di persone che annualmente fluivano da una parte all'altra dei tre versanti, granelli che non hanno singolarmente fatto la storia, perché i nostri muri a secco eccetera eccetera non hanno un autore, però nel complesso sono gli autori del nostro territorio. Quindi le nostre tre comunità, quella provenzale, ligure e piemontese, in pratica sono quelle che hanno costruito il nostro spazio vissuto. Quindi la domanda è: migliaia di anni di incontro e convivenze, quanto hanno caratterizzato le comunità dei versanti ligure, provenzale e piemontese? Per rispondere a questa domanda bisogna fare un lavoro complicatissimo, che è questo. Noi mettiamo il nostro sistema al centro di questo sistema, che si chiama non altro che una cultura, con le variabili tempo e culture esterne, e le relazioniamo tra tutti questi elementi. Attenzione che non è così semplice, perché ad esempio se noi espandiamo l'uomo lassù, dell'uomo ci sta dentro l'alimentazione, la salute, gli affetti e quant'altro. Quindi, e tutti questi elementi si interrelazionano tra loro. Ho fatto un ciclo di conferenze e lezioni in Università Genova, Geografia. Questo sistema l'ho sviluppato in circa tre mesi di totale, erano 16 per 8 ore, che è notevole. Oltretutto è chiaro che neanche era solo abbozzato. Pensate, mi viene in mente adesso alla relazione con la lingua, tanto che siamo in area occitana. Io ero su a Elva e vedo che a Elva l'asino
si dice ase, diciamo anche noi ase, l'asino, allora cosa ci dicono? Che siamo anche noi occitani, qualcuno da i Varroia tipo Isola Bona e altri, senza generalizzare e creare polemiche, perché adesso l'occitanità da noi va di moda e ci sono molte comunità che se la tirano da occitani, anche se così non è, però ragionando in questo sistema siamo anche un po' occitani tutti, perché è chiaro che il pastore che va su, ci si sposa, porta giù qualcosa di suo e porta su qualcosa di suo, quindi il sistema necessariamente ci lega. Poi speculare su quella cosa lì è un'altra cosa. Queste poche immagini prima è per chiarire un po' l'area chiusa interna, le relazioni che ci sono possono stare. Adesso facciamo un discorso diverso, non facciamo un discorso di area ligure, provenzale, piemontese all'interno dello spazio alpino. Guardate che in poche slide prima ho chiuso un discorso che sarebbe enorme da sviluppare. Adesso parliamo di relazioni tra quest'area e il mondo esterno, soprattutto tra l'Europa e il Mediterraneo. Per la configurazione della geografica naturale, il Golfo Ligure Provenzale e il Golfo Adriatico sono i due porte di accesso più normali, più agevolate per comunicare tra il Mediterraneo e l'Europa, e lo si vede anche dal fascio delle strade. Ciò cosa comporta? Comporta che ci sono state storicamente dei percorsi che più di altri hanno messo in comunicazione il Mediterraneo al Piemonte e all'Europa attraverso queste due. In questo caso è il ponente ligure. Qui vediamo i principali percorsi storici tra il Mar Ligure e il Piemonte. Da Nizza a Villafranca, chiaramente verso la Varroia e poi verso il Tracco e Limone. Quello che vedete in blu sono molto in maniera sintetica tracciate i percorsi della strada Marenca. Vedete che non è la strada Marenca, cioè strada del mare, non è una linea e non potrebbe essere una linea, perché una strada che è documentata dalla preistoria, usata dalla preistoria ad oggi, non ha senso tracciare una linea, perché cambiano se avete presente quel gioco che abbiamo fatto prima, mutuato dall'antropologia della cultura, se mettiamo al centro la strada Marenca e se noi solo pensiamo alla politica, al potere politico, chiaramente in funzione del potere politico cambiano anche i percorsi, ma il percorso cambia anche in funzione della stagione. Se inverno il colle di tenda non lo posso usare, o perlomeno lo uso limitatamente e passo da un'altra parte. Poi quei percorsi blu hanno tutte delle diramazioni a l'isca di pesce dalla parte ligure e dalla parte piemontese, che in realtà ci esce fuori la clessidra che vedete prima, perché i granelli di sabbia non passano attraverso una linea, ma passano attraverso dei flussi quasi infiniti di strade, stradine, stradette che dai fondovalle salgono su verso i passi alpini, passi punti obbligati, e convergono verso dal Piemonte verso la Liguria. Questa è un'altra variabile che nel tempo è difficile determinare. Strada Marenca vuol dire strada del mare, e già strada del mare vuol dire che quel nome gliel'ha dato un piemontese, non gliel'ha dato un ligure, la strada che porta al mare. Le strade marenche sono anche strade del sale,
che stanno in questo periodo spopolando, perché proprio recentemente un amico di Roccaforte, tra l'altro gli Artusini ogni anno stanno percorrendo, da 5 anni che stanno facendo la traversata da Prea al mare, Prea paese del Chievo, mi porta distante di nuovo con la lingua. Le strade del sale anche lì, io ho scritto strade del sale, però ci si potrebbe scrivere strade del contrabbandiere del sale, strade del percorso statale del sale, la strada locale di chi consuma sale. Nel Monegalese ci sono paesi come Montalto che hanno pagato sulla propria pelle l'approvvigionamento del sale lungo la costa. Strada delle acciughe, nessuno più di voi sa cosa voglio dire. Strada dell'olio, allora lì cambiamo la prospettiva, parliamo da su a giù, del vino, degli agrumi, del grano, degli stracci è una provocazione. Pensate che non ci sia la strada degli stracci? Sì che c'è. Se noi andiamo, ed è magari associata proprio alla strada delle acciughe, pensate un po', il commercio delle acciughe del mercato di Carmagnola, ad esempio, proveniva quasi totalmente dai pescatori di Laigueglia e Alassio, che andavano a pescare acciughe in Sardegna e Corsica, e il commerciante di Carmagnola le facevano arrivare tramite i mulattieri, che sono i nostri attuali camionisti, che facevano dei percorsi obbligati anche in questo caso, come parlare che il percorso non è lineare ma è da altre motivazioni, dove non si pagava tasse. Dato che tra Zuccarello e Garessio c'era un'esenzione reciproca tra i del Carretto, signori di Zuccarello, e i marchesi di Ceva sui tassi, i pescatori di acciughe vendevano ai mulattieri di Carmagnolo le acciughe, le quali facevano Zuccarello, Garessio, salivano su a Carmagnola, salivano su con le acciughe e venivano giù con gli stracci. Io ho trovato tantissimi documenti che siamo arrivati al punto che il duca di Savoia vietava a Carmagnola di commerciare tra stracci componente liquore. Cosa ti facevano degli stracci? I blue jeans. Perché i liguri, nei folli di un discorso particolare da fare che mi porterebbe distante, a fondo valle, l'uno degli utilizzi dell'acqua erano i folli, le gualchiere, dove si batteva praticamente questi stracci che arrivavano dal Piemonte e si produceva un tessuto come si produceva anche in Valmaira. C'era in Valmaira un paese che ho trovato nella documentazione che produceva stroppo. Mi è venuto producevano un tessuto di frustagno e anche loro ricevevano gli stracci sempre da Carmagnola. Queste documentazioni ce l'ho perché dove c'erano liti, la lite era tra Carmagnola del Delfinato e il mercato di Racconigi Sabaudo, il duca non voleva far commerciare Carmagnola a vantaggio di Racconigi, quindi quando ci sono liti si produce carta, documenti, quindi lo storico ci va a nozze, anche la cartografia. Posso aggiungere un dettaglio? È probabile, io sono carmagnolese, quindi mi sento particolarmente coinvolto, ma Carmagnola diede il nome alla famosa danza della rivoluzione francese, la Carmagnol. La Carmagnola è probabilmente che era fabbricata con quella stoffa. La stoffa, allora i carmagnolesi andavano giù con i carri, canapa, eccetera, scendevano giù in Provenza
in Provenza indossavano tutti questa giacca fatta probabilmente con quel tessuto che li identificava tanto da essere chiamata quella giacca la Carmagnolo in occitano, la Carmagnolo per i francesi. Poi ci fu un gruppo di marsigliesi che indossava questa giacca che andò a fare la rivoluzione a Parigi nel 1796. Così portavano tutti questa giacca, furono loro ad inventare questa danza, la Carmagnolo, insomma, Carmagnolo, l'aristocrata, la Lanterne. Insomma, c'è questo giro che collega la Carmagnola, gli stracci, la Liguria. La canapa. La canapa, le corde dei marinai erano prodotte a Carmagnola. La canapa. E in Valmaia. Mi rimane andando fuori, un piccolo contorno. Un altro argomento, un altro aspetto che è legato alle strade sono anche il potere politico che viveva grazie alle strade. Provocatoriamente chiamato signori di strada, c'erano una serie di signori che viveva dai commerci, dai dazi e dall'indotto della strada. Dall'indotto nel senso osterie e quant'altro. A cominciare dai signori di Provenza, dagli Angioini, che dal XII al XIII secolo, soprattutto per la zona ligure provenzale, erano particolarmente attenti al controllo dei passi alpini, soprattutto per il commercio del sale di Ers e di Provenzale. Il commercio del sale provenzale col Piemonte e la Svizzera nella valle alpina piemontese, Ligure e Gioini sono ben accolti. Adesso lasciamo perdere le parti più solitamente storiche. Questo è un altro aspetto riguardo ai controlli signorili sulle strade. Ci tocca da vicino le due parti, Ligure e Piemontese. Guardate, signore di Moglio, Boves e Peveragno, i Grimaldi, che sono anche signori di Pietralata, Valle del Maro, eccetera. Legavano il ponente ligure al piemontese. Dopotutto è anche normale, i signori di Garessio e di Ormea erano anche signori di Pornassio, guarda caso ai due lati della strada, come nel caso dei Grimaldi. Grimaldi, signori di Monaco, tra l'altro. Vedete lo stemma dei Grimaldi che si ripete. E c'è anche una bella storia di donne all'interno, quella Tiburgia Grimaldi, lì era la figlia del barone di Boglio, che si è innamorata della Lascaris, Pietro Lascaris, lo stesso Lascaris del palazzo Lascaris, stesso Lascaris di Tenda, stesso Lascaris di Rimone Vernante. Si è innamorata di Pietro Lascaris, il capostipite dei Lascaris signori di Briga. Adesso c'è tutta una storia rosa da raccontare dietro a loro, perché Pietro Lascaris era un benedettino, è scappato con Tiburcio Grimaldi, il barone di Boglio, sul papà della sposa, si è arrabbiato, ha chiuso sua figlia all'interno del castello di Pietralata da noi, Pietralata Valle di Prelà, da noi. Pietro è andata a rapire la futura sposa, sono scappati, perdonati, eccetera, eccetera. Vabbè. Un altro aspetto importante per le strade è che non solo i signori feudali vivevano grazie alle strade, ma anche il potere religioso ha avuto il suo tornaconto dal controllo sulle strade. Non a caso Casotto e Chiusapesio. E abbiamo tracce di questo controllo sui grandi percorsi degli ordini monastici, a cominciare dall'abbazia della Novalesa, che aveva un controllo su tutto il territorio che ci riguarda, in questo caso a noi, che dalla Novalesa scendeva giù fino a Ventimiglia. Se noi, vabbè, lo leggiamo, cioè, avete tempo? Sì.
Libro quinto, capitolo 26, dalla cronaca della Novaresa, siamo nel XII secolo. È noto a tutti che il monastero della Novaresa fu distrutto dai pagani, pagani si intende i saraceni nel IX-X secolo, e le sue mura furono rase al suolo. Ai tempi nostri i monaci che vi abitavano, dolendosi di quel danno, fanno venire il vescovo di Ventimiglia perché consacrasse le chiese distrutte, cioè San Michele della Santa Genetina di Maria, San Salvatore e San Terrano, e fu l'aspersione di sale benedetto. Notate bene che tutto questo, diciamo questo asse, anche se è un termine che non mi piace, che va da Ginevra fino a giù, è un asse che praticamente fa, è l'asse alpino transfrontaliero. Una, chiamiamo la spia o un sintomo della presenza dei religiosi lungo le grandi strade sono gli ospitali e tutte le altre strutture di supporto che ci sono lungo la strada. I religiosi davano ospitalità, riposo, alimentazione, cure e preghiere. Chi erano questi religiosi? Benedettini, in antico, soprattutto nel periodo alto medievale, cistercensi, certosini, antoniani, Sant'Antonio di Vienne, tanto per andare a venire qui vicino a voi, antoniani, templari, ospitalieri di San Giovanni, cioè l'ordine di Malta. Anche i templari erano qui vicino a voi perché controllavano ad esempio il passaggio dell'alta valle Vesubì, Madonna delle Finestre, Passo della Ciliegia, eccetera, verso la Val del Gesso. Ecco, questo è i ruderi, ciò che rimane dell'ospitale di San Raffaele di Nava, prima benedettino e poi dell'Ordine di Malta. Qui siamo sul Colle di Nava, proprio sul passo. Un altro aspetto che lega la religione e le comunicazioni tra le nostre due aree sono le dedicazioni ai martiri della regione Tebea, San Magno, San Maurizio, anche grazie all'ordine mauriziano, tutti, anche se sono leggendari, in realtà poi diventano concreti quando noi scendiamo sul territorio. Nessuno ci può dire che la chiesa di San Magno in Valgrana non è concreta. In realtà, oppure San Secondo, guardate, San Secondo di Ventimiglia che è fino alla Novalesa, sono tutti collegamenti che ci legano. E proprio lungo questi percorsi, anche prima parlavo di emigrazione tra le valli alpine e le valli e Rodano, le valli del Rodano provenzali, sono gli stessi che poi sono quelli che portano il sale, che portano tante altre cose. Il Rodano, la valle del Rodano, è stata una delle principali vie di comunicazione tra la Provenza e le valli alpine. Questa immagine degli uomini che tirano le chiatte sul fiume l'ho messa apposta perché uno dei lavori stagionali degli uomini delle Alpi era quello proprio di andare nella valle del Rotolo a tirare le chiatte. In epoca più recente, da noi come da voi, andavano là a raccogliere le ciliegie, al taglio della lavanda o il sale ai Due Mortes, che poi si ricorda la strage degli ubrieri italiani, sì. Anche questo è una, vedete, è la stessa freccia di prima, è la stessa zona, sempre la Valle del Rodano, però vi ricorda per voi qualche cosa di molto più. Dottor Bersani, la diaspora dei Catari. Quello che mi ha fatto un po' impressione è che sono passati 8 secoli e che della crociata albigese se ne siano ricordati in pochi.
è stata un evento che prima abbiamo sentito parlare dal dottor Bersani di cultura della lingua doc, che ci va dietro una cultura trovatorica, che ci va dietro un mondo che è stato praticamente quasi azzerato da un evento militare della Chiesa. La crociata albigese ha in pratica distrutto questa cultura, però la diaspora che ne è stata conseguente è stata uno dei primi diffusione di una diffusione di eretici sulla montagna, poi calvinisti eccetera, parlando di strade, eccolo qua il buco del Viso, buco delle traversette, questo è stato il primo in quanto a strade tra la Provenza e il Piemonte, è stata una delle prime strade. E frequentato ad esempio da Carmagnola, il sale di Carmagnola arrivava da lì, non arrivava da noi, perché Carmagnola, Delfinato, chiaramente comunicava tramite il buco del Viso. Questi due percorsi che dalla Provenza andavano su verso il Mongenevo e il Mongenisio sono stati frequentati fino all'epoca romana. Scendiamo in giù, alcuni dei passi, solo alcuni perché ce n'è molti di più, il Colle della Maddalena, il Passo del Pagarin, il Colle della Lombarda, qui non c'è il Colle della Finestra, non manca il Colle della Ciliegia, ne mancano tantissimi, non possiamo metterli tutti. Questo è un personaggio che a mio parere andrebbe studiato un pochino di più e valorizzato un po' di più nelle valli cuneesi. Paganino del Pozzo, perché se c'è una persona che ha dedicato la sua vita, per interesse chiaramente, alle comunicazioni tra la Provenza e il Piemonte, è lui. Lui è quello che ha ristrutturato praticamente, ha rifatto il sentiero del passo del Pagaré in Val Vesubì, che sale su e scende a Intracque. In archivio di Stato a Torino ci sono tanti documenti di Paganino del Pozzo. E oltretutto, vedete, vi ho messo un frammento di documento dove Paganino del Pozzo indirizza al Duca di Savoia Ludovico II una lettera con l'inventario dei sali adesso nei vari depositi. Abbiamo tutta la lista dei vari depositi, quindi in questa maniera possiamo ricostruire la mappa dei percorsi che finora non è stata fatta. Questa è una carta vostra. Carta dimostrativa delle valli Stura e Gesso, ove sono marcate le strade che dal contado di Nizza si introducono in dette valli. Questa è l'intestazione della carta, se noi andiamo avanti, ecco qua che vediamo, guardate sulla sinistra, là, e sono le strade d'ingresso, lassù, la vedete adesso, il Colle della Lombarda, lo vedete? Strada che va a San Martino, San Martino Vesubì. Strada che va a San Martino. Strada vecchia del sale, questa è la strada del Colle del Pagarì. E questa è la strada di Tenda. Lo vedete? Che scende giù e tracque. La piastra. Io vi ho preso un frammento di carta, questo è un frammento di carta. Tra l'altro è sempre una carta che non aveva chiaramente la funzione che vi ho dato io, che se vista nel suo insieme può essere utile per tracciare i percorsi tra il ponente ligure e le valli cuneesi. Notate bene che ci sono nelle valli cuneesi, da vecchio frequentatore di carte d'archivio, ho notato subito che ci sono, avete due tipi di percorsi privilegiati voi nelle valli cuneese.
uno longitudinale sulla valle come naturale, e questo vi porta su nelle valli dell'Ubai e scende verso la Condamine, il Barceloneta, eccetera. E dall'altra parte vedete le strade trasversali che vi portano verso le nostre valli, cioè verso il Colle del Sabbione, il Colle di Tenda, eccetera. In pratica è una sorta di reticolato ortogonale. Questa vedete, è lassù in cima con l'uscita verso la Condamine, dove c'è un terremoto al giorno. Lassù in cima vedete tutti i passi che le conoscete chiaramente voi, non io. Io queste zone non conosco, infatti con Demetrio più di una volta gli dico: spiegami un po' tutti i passi che ci sono lassù in cima. Vedete il dettaglio delle strade ben tracciate? Questa è una carta della fine del 600. Qui siamo nel 1624, il sale motivò la prima strada carrabile tra Nizza e Piemonte, quella è la strada reale che vedete sulla sinistra, tracciato lungo, e questo è un dettaglio, vedete strada carrabile che c'è scritto, ed è la prima in assoluto strada carrabile, e il sale l'ha motivata. Quando si parla di strade, di percorrenze storiche, si parla di mulattiere, sempre di mulattiere. Questo è il dettaglio, la strada che da Villa Franca, non a caso si chiama Villa Franca di Fiancanizza, era il porto franco dei Savoia, verso il Piemonte. Vedete che da Nizza viene su e si collega alla strada che da Menton va verso Sospello, passando per Castiglione. E poi sale sul Colle di Tenda. Eccola qui. Adesso parliamo brevemente di strada Marenca, la strada che è quasi totalmente in Valle Argentina. Nasce al Capo San Siro, al Giro del Don, si dice da noi, Regione Prati, tra Armanitaggia e Riva Ligure, dove guarda caso c'era l'insediamento romano di Costabalena, anche lì mi porterebbe distante questo termine, era una divinità, certo ligure, dedicata alla divinità per cui noi liguri usiamo. Vedete la via Marenca, qui l'ho disegnata per semplicità come una linea, in realtà non è una linea, benché vada è una risca di pesce che sale su, però la linea dà l'impressione della rettilineità della strada. Questo l'ho pubblicato, mi sembra, 25 anni fa, l'Associazione dei Comuni dei Lascari, era un'associazione di comuni che... anche qui un piccolo inciso, i Lascaris avevano il dominio su alcune terre del ponente ligure. Un ramo della strada Marenca attraversava questa terra, quindi i Lascari, signore di Tenda, usavano la strada Marenca come loro strada di Stato per scendere giù nel ponente ligure, e ciò ha causato anche un cambiamento della denominazione della strada, perché la strada antica, quella fin dalla preistoria, perché dalla preistoria ci sono molti siti preistorici lungo questa strada che ci indicano che è stata utilizzata dalla preistoria. Però da quando i Lascaris hanno dominato su queste terre e hanno dirottato l'attenzione dalla Valle Argentina alla Valle del Maro, la strada Marenca, quando si parlava di strada Marenca si parlava di una diramazione che da Borgomaro viene giù. In realtà è una cosa che è durata solamente per 3 secoli, dal XIV al XVII. Questa è stata un'associazione di comuni, tanto per dire cosa si è fatto sul territorio, funzionava, ha funzionato finché alcuni comuni, alcuni sindaci erano motivati, fine di quei sindaci motivati, fine dell'associazione. Ecco, ritorniamo alla carta che avete visto prima. E però adesso in rosso c'è sopra la strada Marenca. Vedete che è una strada naturale di crinale che collega il ponente ligure alle valli piemontesi Gesso,
Vernenagna, Pesio, Elero, e in un certo senso potete vedere normalmente quella clessidra rovesciata che da una parte all'altra, che sono in pratica i crinali e le valli da una parte all'altra. La strada Marenca, in sintesi, serve dalla Valle Arroscia alla Valle Argentina, lato Mar Ligure, e serve dalla Val Vernenagna fino alla Valle Elero sul versante piemontese. Il tratto rettilineo univoco è necessariamente quello alpino di passo, che non è possibile evitare. Ecco, questa è la strada Marenca come la si vede oggi. La strada Marenca parte da qui sul mare, qui siamo a Taggia, tra Taggia e Riva Ligure per essere più precisi, e va dritto su quel crinale lì. Se noi lo vedessimo dall'aereo, da un aereo, andando dritti su dritti arriviamo al Colle di Tenda, dal Colle di Tenda, passo di Perafica, Colle del Sabbione e Traque, e lì mi fermo perché non so andare avanti. Ecco, questi sono i crinali. Quello lassù che vedete, il primo lassù in cima, è il Pizzo d'Ormea. Il passo di Flamargal. Il passo di Flamargal è... qui siamo sulla strada Marenca, o meglio, su una variante della strada Marenca che ha preso il nome di cannoniera, perché in epoca napoleonica, dopo che Napoleone si è tirato dietro i cannoni, ha capito che era... fatto alcune, anche lui, alcune varianti alla strada sul passo di Flamargal, dove io sono quello vestito di nero là in basso a sinistra, qui ci sono piemontesi, liguri e provenzali. Non so se qualcuno degli anziani ricorda che si era fatto un accordo tra Imperi e Cunenizza, le tre camere di commercio, per lavorare assieme. Poi vi ho portato, se avete pazienza, un piccolo video documentario che praticamente vi fa vedere la strada Marenca all'interno di questo progetto, che da qualche anno mi sembra che non abbia più nessun risultato. Forte di Tenda, siamo al Forte di Tenda, sul Colle del Sabbione. Dal Colle del Sabbione scendiamo giù. Da una parte vedete che c'è il limone rovinante, eccetera, dall'altra si va a finire a Intracque, e da Intracque c'è la strada che va avanti, si arriva fino a Castelmagno, trasversalmente sulla valle. Questo è un altro frammento di strade vostre, delle valli alpine. Guardate che ci sono in archivio di Stato a Torino molta cartografia utile, se volete. Se si vuole svilupparlo, io vi ho solo portato dei frammenti, e ho cercato i frammenti che riguardavano le strade e basta. Ecco, questo è un altro frammento di una carta che riguarda la vostra zona. Vedete l'indice, vi ho riprodotto l'indice, il ponteggiato è colorito di rosso sopra le strade praticabili a cavallo, il ponteggiato è colorito di giallo sopra le strade per uomini e piedi, a piedi, trinceramenti nella Valle Stura, trinceramenti nella Valle Macra, trinceramenti nelle valli Pino e Varaita. Questa è di nuovo una carta che si riferisce al 1744-45. Quello che più mi preme a me evidenziarvi è che con questa carta in rosso sono le strade praticabili a cavallo, quindi avete già, potete far fluire dalla gente che viene da voi in questa maniera un percorso storico reale, concreto sul territorio. Alcune direttrici storiche tra il ponente ligure e i relativi percorsi alternativi. Abbiamo parlato dei percorsi principali, non è solo così, poi ci sono i percorsi della gente comune, di chi vive sul territorio, e ce n'è un'infinità. E c'è anche i percorsi dei contrabbandieri del sale, che tra il ponente ligure e il Piemonte erano non trascurabili, era quasi la regola.
e uno dei passi di contrabbando era il passo delle saline che porta in Valle Ellero. Da Carnino a Brea attraverso la Valle dell'Ellero il passo delle saline. Questa è una croce che ricorda una donna, una pastorelli di Carnino, che per andare a raccogliere faceva la stagione, raccoglieva le castagne a Roccaforte e chiaramente faceva il passo delle saline avanti dietro. È morta facendo il passo preso da una bufera nel dicembre, a metà dicembre. Io ve l'ho voluto mettere che è un po' il simbolo di tutte le volte, le donne, anche in questo caso, che andavano giù, venivano giù da noi a raccogliere le olive, andavano su a raccogliere le castagne, questo scambio tra le due parti del Piemonte che anche alla gente comune, in questo caso, ha costato la vita. E ce ne sono state tantissime di questi casi. Non mi riferisco solo ai contrabbandieri del sale, eccetera, i commercianti di acciughe. Donne che da sole viaggiavano su queste montagne per 4 lire. La ricerca delle fonti storiche e delle testimonianze archeologiche costituisce il supporto per la conoscenza, la comprensione e lo sviluppo dei fenomeni antropizzativi su territorio seppure marginale rispetto alle grandi aree insediative, ma non per questo meno interessante. Ciò può costituire la premessa per una valorizzazione dei luoghi mediante un approccio di ricerca multidisciplinare che possa esaltare l'aspetto naturalistico, ma soprattutto quello legato ai contenuti storici, archeologici e antropici. Finisco con un ultimo argomento molto popolare legato alla cucina. Quando parliamo di spazio alpino comune che scende giù da Ginevra fino da noi, l'alimentazione, la pasta forse è uno degli aspetti più comuni. Cosa distingue più che la pasta per noi italiani una cultura? Noi italiani siamo distinti per 2 aspetti, da almeno 8 secoli, a prescindere da un secolo e mezzo di cose: la pasta e le torte verdi, le torte salate. Riguardo alla pasta, se noi ragioniamo in termini di spazio alpino transfrontaliero, questo asse che viene giù, i suggelli alpini, il corsetto ligure, il crosetto piemontese e il crosetto di Tarantasia, cioè della Savoia. Ma esiste una cucina regionale o è preferibile parlare di 1000 cucine locali? In realtà le 2 cose non si escludono. Il segreto sta nel cogliere in questa miriade di ricette complicate una trama di passaggi che vestono paesi e tradizioni. Ecco qua. Qui vedete già solo per questo piccolo aspetto della cucina il legame che c'è fra noi e voi, che va dalla Savoia e che scende fino a Tabarca sotto la Sardegna e Tunisia. In Valle Argentina ci sono i suggelli. Adesso ho finito con un'altra immagine della vostra di Dronere e Busca come cartografia storica. E poi vi ho ancora infilato fuori argomento, totalmente mi ha fatto Martini, questa vecchia carta di Dronero che mi ha colpito, il progetto della fabbrica di albergo di Virtù. Che cos'è a Dornero l'albergo di Virtù? Ma lo riconoscete nella planimetria di Dronero, quella lì? Dove stiamo parlando? Ma ancora Cuneo di là può essere il forfrumentario. Albergo di Virtù, ma col titolo dico, glielo faccio vedere. Per quel livello, una zona dedicata a voi. Sì, forse la cosa che va detta, potremmo così magari chiudere un po' il discorso, è quello di provare a costruire dei pacchetti. Certo.
Ora, sembrerebbe un po' troppo commerciale questa parola, però di fatto il pacchetto ha solo questo scopo, che è quello di farci conoscere. Da chi ci viene a incontrare, ci viene a trovare, perché di fatto queste bellezze, finché ce le guardiamo fra di noi, posto che di queste ne conosciamo pochissime, però intanto l'idea nostra è sempre quella, anche grazie alle persone che sul territorio operano, provare a regalarle queste bellezze, visto che ce le possiamo permettere anche ad altri. Quindi l'idea dei pacchetti è proprio lo scopo di dire spostiamo quelli che sono i nostri flussi verso di voi e i vostri flussi verso di noi grazie a queste strade. Una volta c'erano, chissà, sono lassù, usiamole. Grazie. Io volevo, scusate, soltanto dire una cosa veloce, perché l'altra sera ci siamo sentiti con Gian Piero, no, sono due miei, lavoriamo insieme per altri progetti, anche sulle biciclette. E Gian Piero mi sottolineava una sera, mi ha chiamato e dobbiamo fare un lavoro già tangibile sul territorio, dobbiamo portare a casa qualcosa, sia per noi che per voi. Infatti lavoro a scuola è già questo, perché grazie a Roberto un consorziato è stato in Moldavia, c'è stato anche un produttore lì qua, produttore da Corriman. Casualmente l'altra sera stavo facendo una riunione nello studio di Mauro Rivieri. E c'è un ragazzo che la prossima settimana deve venire qua per soggiornare e fare del lavoro. E è un ragazzo che comunque produce pane e fa pane di molini che viene portato su tutto il territorio fino a Genova. E Mauro ha suggerito il vostro posto da anno. Quindi io penso che già in un anno, e arrivando poi in conclusione a fare questo convegno, penso che sia una base di partenza che io penso positiva. Vuol dire che il sistema si sta cercando di creare e vedere anche dai piccoli passi quello che si muove, perché ci vuole comunque sempre una base di partenza. Secondo me è buono, io dico da